Ora si registrerà la conferenza. Erano partecipi e abbiamo all'interno di Spello, che sono queste nostre giornate in cui cerchiamo di ampliare la nostra riflessione, abbiamo elaborato questa esigenza sempre più forte nel corso degli anni di andare a come il nostro lavoro sociale possa rompere quelli che sono i confini soliti del nostro lavoro per come l'avevamo pensato negli anni e come fosse necessario andare a interloquire sempre di più con altri agenti, altri attori dei nostri territori che si occupano di beni che in qualche modo ci riguardano e certamente il bene ambientale, ecologico, di sostenibilità. È uno di quegli aspetti che più ci interrogano e interrogano il nostro lavoro. Nel 2014 abbiamo scritto un documento che si chiama Generale Sociale e in questo documento abbiamo voluto capire come il nostro lavoro potesse essere una risposta a una crisi, alla crisi che c'era stata a livello economico e come le nostre attività potessero sempre di più e dovessero sempre di più ampliare quelli che sono gli oggetti, che poi non sono oggetti, sono del nostro intervento e come tutto quello che noi avevamo fatto fino a quel momento dovesse trovare una nuova partecipazione, una nuova soggettività e anche un ampliamento di quello che erano quello che era l'oggetto del nostro lavoro. Ci siamo anche detti, e troverete questa riflessione all'interno della premessa al dossier che poi Michelangelo, che stiamo costruendo e che Michelangelo vi presenterà dopo e ringrazio Carlo De Angelis che ha davvero fatto un ottimo lavoro nel cercare di dare anche una definizione scientifica a quello che è il nostro pensiero sull'economia solidale circolare. Ci siamo detti, ma noi quando parliamo di economia solidale, circolare, di cosa stiamo parlando? Perché certamente ci sono realtà che da molti anni si occupano di economia solidale, ci sono realtà che si occupano di economia circolare. Noi che cosa siamo, che cosa abbiamo in comune con questi movimenti, queste forme di pensiero e che cosa portiamo di specifico? Perché noi stiamo parlando, il CNCA è sostanzialmente un'organizzazione che si occupa e si è sempre occupata di disagio, di accoglienza in diverse modalità, però è sempre stato questo il nostro target. Allora abbiamo provato a identificare quelli che possono essere dei nodi cruciali, delle definizioni che vanno a provare a declinare un po' meglio che cos'è per noi l'economia solidale e come questa può andare a intrecciarsi con quella che sono i pensieri di economia circolare. Allora, innanzitutto, per noi economia solidale è un'economia del cambiamento, è un'economia che deve essere trasformativa. Noi come gruppi del CNCA, come organizzazione, abbiamo sempre pensato, ci siamo sempre ritenuti con i nostri, ovviamente con i nostri limiti, in realtà che non fossero solo gestrici, quindi non solo enti gestori, non ci siamo mai visti come realtà che proponessero degli interventi tamponi o assistenzialistici.
Noi abbiamo sempre pensato come CNCA di dover, prima di tutto, con responsabilità, incidere su politiche pubbliche e fare in modo che il nostro lavoro potesse portare dei cambiamenti all'interno dei nostri territori, delle politiche, delle istituzioni. Contemporaneamente, i nostri servizi non sono mai voluti essere servizi che erogassero delle prestazioni, ma i nostri servizi e le nostre realtà si sono sempre vissute come realtà capaci di trasformare e cambiare noi stessi per primi attraverso una relazione con l'altro e attraverso questa relazione cambiare anche gli altri. Farli in questa ottica trasformativa passare da oggetti, utenti del nostro agire terapeutico, educativo a soggetti, protagonisti della loro esistenza. Questo, che è sempre stato il nostro approccio, deve in qualche modo evolversi, allargando, come dicevo prima, il nostro intervento. Quindi sempre di più essere noi soggetti trasformatori dei nostri territori e delle nostre comunità, attraverso il nostro agire, rimettere in circolo quelli che sono chiamati scarti, che possono essere scarti umani, scarti sociali, che sono anche rispetto a tutto il tema dell'economia circolare, scarti anche materiali, lavorare perché le persone, le cose che incontriamo possano ritornare all'interno di un meccanismo virtuoso e vitale per ridare vita a queste persone. Ecco, per noi l'economia solidale in questo senso deve essere un'economia in grado di trasformare. Secondo punto, l'economia solidale è costruzione di lavoro sociale, di territorio e di comunità solidali. E questo un po' riprendo quello che avevo detto anche nella premessa. Noi dobbiamo uscire dal nostro sociale per fare sociale. In questo senso dobbiamo essere lievito, una parola che ci siamo detta spesso in questi anni. Lievito nei nostri territori, lievito insieme ad altri per riuscire a ricreare all'interno dei nostri territori delle comunità in cui la relazione, l'accoglienza, una visione comune possa ridare senso al nostro agire. È ovvio che queste parole in questo momento di coronavirus sono ancora più forti. Quando noi ci siamo confrontati su questo testo, ancora il coronavirus non c'era, o comunque era lontano. Quello che sta succedendo adesso e che stiamo vedendo e speriamo che possa comunque essere una base su cui ripartire anche post coronavirus, è una società che sta dimostrando di essere più solidale, più vicina, più capace di riconoscere il bene degli altri piuttosto che i limiti degli altri. Lo stiamo vivendo nella nostra organizzazione, lo stiamo vivendo nelle nostre famiglie, lo stiamo vedendo anche sui social, eccetera. Confidiamo, questo per noi era fondamentale anche prima. Questo momento speriamo che, come dire, finita questa cosa, possa essere valorizzato e ricordato e possa liberare consapevolezze che prima non c'erano. Terzo punto, per noi economia solidale è anche partecipazione. Partecipazione che deve partire sempre di più dal protagonismo dei nostri
le persone che incontriamo, che ci sono nei servizi, sulle quali da molto tempo lavoriamo perché ci sia una loro autodeterminazione, perché sempre di più diventino protagonisti e con noi co-costruttori di interventi, di politiche, di cambiamenti. Nello stesso tempo, in questi ultimi anni, come CNCA, ci siamo interrogati molto sulla democrazia organizzativa e quindi una partecipazione che deve metterci in discussione anche all'interno dei nostri gruppi, perché ci siano sempre di più dei meccanismi di democrazia interna, si superino leadership incondizionate, verticistiche verso una organizzazione il più partecipata e democratica possibile. Centrale ed è il quarto punto rispetto a quello che noi pensiamo sull'economia solidale, sono i beni comuni. Vanno molto di moda i beni comuni, tutti si occupano di beni comuni. Allora, per noi, dare centralità ai beni comuni, che sono beni universali, che sono anche beni fragili, sono beni relazionali, ambientali, non vuol dire farli diventare subito oggetto, del nostro lavoro. Non devono essere, come dire, l'occasione di nuova conquista e appropriazione, ma dobbiamo cercare di vederli come soggetti rispetto al quale mettiamo a disposizione le nostre competenze, la nostra progettualità e le risorse. Cambia molto come approccio, cioè il bene comune per noi è centrale ed è soggetto al quale noi come organizzazioni dobbiamo mettere a disposizione tutto quello che sappiamo fare, abbiamo imparato in questi anni. Attraverso questa, come dire, nuova visione, di quello che sono i beni comuni, per noi significa anche, riappropriarci di una nostra funzione pubblica, che non è né statale da una parte né privatistica dall'altra, ma, che, ci riporta fuori da quelle che sono i nostri servizi in cui negli anni abbiamo rischiato, stiamo rischiando tuttora di chiuderci, ma ci riporta fuori in una prospettiva di cura dei nostri luoghi e dei nostri territori. Tutto questo all'interno di un'ottica, che deve essere di coprogettazione con le istituzioni, con le altre organizzazioni che vivono come noi il territorio, i nostri luoghi. Quinto punto, il tema dell'inserimento lavorativo e del contrasto alle disuguaglianze. Quando siamo partiti nel decidere di partecipare a questo bando sul tema dell'economia circolare, ci siamo focalizzati su tutte le di tipo B, di inserimento lavorativo, e come queste in questi anni avessero prodotto all'interno di economia circolare, la quale si riuscisse anche a fare inserimento lavorativo. Ed è questo ovviamente uno degli aspetti più importanti, cioè non più importanti, ma comunque rilevanti di questo progetto, delle realtà che sono state coinvolte direttamente. Ci siamo però resi anche conto che sempre di più le cooperative di inserimento lavorativo, se vogliono riappropriarsi di una funzione pubblica non residuale, devono uscire
dall'occuparsi solo delle persone svantaggiate, secondo la 381, i classici nostri target di persone, ma devono ampliare il loro agire e lo devono ampliare sia cercando di dare delle risposte sempre più ampie a dei bisogni di lavoro di fasce vulnerabili, secondo le definizioni europee, quindi non solo svantaggiati, e quindi ampliare, dando la possibilità a sempre più persone di accedere a un posto di lavoro dignitoso, da una parte, e dall'altra anche ampliare le proprie attività. Certamente le attività di riciclo, di recupero, sono quelle che più di tutti riescono a mettere in campo delle idee innovative e idee che in questo circolo virtuoso tra sociale, inserimento lavorativo e attività di economia circolare possono valorizzare e dare la giusta rilevanza a quello che sono le nostre organizzazioni di inserimento lavorativo e quindi spostare anche l'asse dall'assistenza alle politiche più orientate all'emancipazione, alla coesione sociale e alle politiche attive del lavoro. Attraverso questo meccanismo, certamente crediamo che ci possa essere davvero una rivalutazione della funzione pubblica delle nostre cooperative di inserimento lavorativo. E stiamo scoprendo sempre di più però che progetti di inclusione più ampia, di attività sul territorio, mettono insieme le nostre cooperative di tipo A con le nostre cooperative di tipo B. Molti di noi sono anche A più B, ma in un intreccio nuovo rispetto a quello che c'era una volta e insieme, quindi da una parte il lavoro, da una parte politiche attive, piuttosto che interventi sul territorio, ritornare ad essere come organizzazioni centrali e riacquisire, speriamo, una funzione pubblica sempre più ampia che ci permetta di essere sempre più riconosciuti come portatori di un nuovo modello e di benessere sui nostri territori. E qua mi attacco con un punto per noi fondamentale, che è fondamentale anche per il progetto, che è quello della valutazione dell'impatto sociale. Dopo ci saranno anche Luigi e Marco che approfondiranno il tema, però noi siamo partiti nella riflessione da una cosa che per noi è fondamentale. Noi non vogliamo essere valutati semplicemente su quello che facciamo. A noi non interessa solo che cosa facciamo, ma interessa chi siamo e come facciamo le cose. Ma non perché l'abbiamo studiato sui libri, ma è proprio la nostra esperienza di tutti questi anni di lavoro con persone fragili, in situazioni di bisogno, che ci hanno fatto capire che il come facciamo le cose, la nostra identità e quello che rappresentiamo sono fondamentali in una relazione, in una relazione di aiuto piuttosto che nella, definizione di progetto. L'impatto sociale deve poter raccontare questa cosa qua, quindi chi siamo e il perché facciamo le cose e come le facciamo. Tutto questo è fondamentale per ripresentarci. Ci siamo detti più volte che abbiamo bisogno di ritornare ad essere protagonisti o quantomeno ritornare a essere visti come
come protagonisti all'interno di politiche, di azioni sui nostri territori. Abbiamo bisogno di rifarlo in maniera diversa. E quindi se da una parte uno dei nostri pensieri è quello della comunicazione, e qua in questo progetto il tema della comunicazione è molto, è molto importante, dall'altra in questo rivedere in questo in quest'ottica dobbiamo attraverso l'impatto riuscire a raccontarci in maniera più efficace. E quindi questo nella definizione della valutazione dell'impatto noi dovremmo dare valore, dare evidenza a quello che facciamo, come lo facciamo all'interno di una sostenibilità economica. Non ci dobbiamo scordare che la maggior parte di noi sono anche delle imprese, imprese sociali, ma imprese. Quindi come in tutti questi anni siamo riusciti a fare delle cose, ad essere delle realtà importanti sul territorio all'interno di una sostenibilità economica ben precisa. C'è la piattaforma Open Impact, stiamo cercando di elaborare il più possibile dei dati. ESC, questo progetto, ci permetterà in questo quadro culturale di dare evidenza a questo. Ultimo punto e poi mi fermo, direi che sono nei tempi che sono stati dati. Una riconversione, l'ultimo punto è come riusciamo a invertire in chiave ecologica il nostro lavoro. Quindi come riusciamo innanzitutto a dare evidenza di quello che già stiamo facendo, per cui con l'avanzamento di questo progetto dare evidenza di tutte quelle che sono attività di mobilità sostenibile, di distribuzione di alimenti, sostenibilità energetica, acquisti solidali, attività di ridefinizione, dei nostri ambienti, di vita e di lavoro. Diamo evidenza di questo, aiutiamo i nostri gruppi a capire come possono riconvertire o reinterpretare il lavoro che stiamo facendo oggi per riuscire a, come dire, dare un senso di respiro anche. Come si diceva prima, rispetto di respiro ampio rivolto alle nuove generazioni, ai giovani, in maniera che tutto quello che noi facciamo adesso possa davvero diventare, sostenibile anche per il futuro. E questo significa anche, metterci in discussione, mettere in discussione alcune pratiche, ma imparare anche. Per noi i temi ecologici di un'economia circolare sono per molti di noi, non per tutti, sono anche abbastanza nuovi. Ecco, in questo percorso noi dobbiamo accompagnarci per rivedere e rivalutare quello che noi facciamo in questa chiave. In questo modo sempre di più questa è una sollecitazione che vi lascio. Potremmo vederci insieme ad altri all'interno di non un terzo settore, ma come ha scritto Carlo nella sua premessa, all'interno di un settore plurimo, dove mettiamo insieme competenze, soggetti, attori e realtà che vogliono uscire dall'essere realtà di nicchia e quindi essere terzi. Ma vogliono insieme, in maniera plurima, provare a pensare a modelli di vita e di convivenza che ci rendano sicuri
sicuramente rendano il territorio più sostenibile, ma anche più felici. Ho finito. Vi ringrazio, vi auguro, spero che abbiate sentito e vi auguro, ci auguro buon lavoro. Grazie Caterina. Effettivamente sarebbe importante che i relatori potessero utilizzare il video. Comunque stiamo registrando gli interventi in modo che potranno essere anche fruiti successivamente. Lascerei la parola a Michelangelo Marchesi, che prego di attivare il video, e Valentina Ceccarelli, per favore. Per il secondo intervento del seminario relativo al dossier conoscitivo. Ecco, vedo Michelangelo, Valentina di Cittadinanza Io Attiva. purtroppo non mi funziona il video, non mi regge la connessione, quindi purtroppo non posso, non riesco ad attivarlo. Allora, lascio la parola a Michelangelo. Intanto hai bisogno di mostrare qualcosa, c'è cioè qualche slide da mostrare? No. Grazie. Allora, intanto ciao, buongiorno a tutti. Il mio intervento vuole essere una breve presentazione di quello che è il cosiddetto dossier documentale. Che cos'è il dossier documentale? Magari chi ha già esperienza di progettualità simili pur su altre tematiche ne conosce già, come dire, la struttura e il significato, ma vediamo di capirlo e soprattutto di riferirlo alla specificità del progetto ESC. Allora, si tratta di uno strumento che sostanzialmente ha funzioni di accompagnamento del percorso di realizzazione del progetto, di supporto alle persone, agli operatori, ai volontari, alle organizzazioni che sono e saranno coinvolti in questo progetto. E saranno un numero molto consistente, ovviamente poi su livelli e con modalità un po' diversi. Infine, il dossier è uno strumento di esplicitazione di quelle che sono le linee di riferimento che stanno dietro a questo progetto molto importante per CNCA e per i partner CICA e Cittadinanza Attiva. Un'esplicitazione appunto delle linee su cui questo progetto è costruito e di quello che vuol promuovere e proporre, che sostanzialmente ha già ben esposto Caterina Pozzi nell'intervento subito prima del mio. C'è nel dossier un tentativo poi anche di proporre e articolare, presentare concetti che sono necessari alla comprensione del percorso che abbiamo avviato. E concetti che alle volte sono conosciuti in modo magari un po' superficiale o generico, se non strumentale. Abbiamo la necessità, nella logica appunto di quanto anche già detto, di poter superare una certa, come dire, un certo approccio semplicistico a questi temi per aiutare le persone e le organizzazioni a farli propri in modo più profondo, più consapevole. E infine il dossier ha al suo interno anche una proposta di riferimenti culturali, di riferimenti normativi, anch'essi importanti poi per le organizzazioni che intendono lavorare su questo fronte, perché c'è anche tutta una normativa specifica sia a livello europeo sia a livello nazionale, in alcuni casi anche in alcune regioni, che sostiene e accompagna poi il
la crescita dell'economia circolare, ma i riferimenti poi sono anche più ampi all'economia sociale solidale, eccetera. Infine ci sono anche delle esperienze, delle storie, perché sono quelle che permettono di come dire, comprendere anche la declinazione di concetti che altrimenti rischiano di essere colti come astratti distaccati. Evidentemente rispetto poi alle storie, ma lo potrà spiegare poi meglio Carlo De Angelis in conclusione, l'evoluzione del progetto con quello che propone permetterà di raccoglierne altre, come dire, in modo più diretto sul campo all'interno delle nostre reti, che potranno diventare, come dire, ulteriori e anche più significativi paradigmi o buone pratiche alle quali far riferimento. Il dossier è stato costruito, diciamo, da un lavoro che è un po' coordinato, ma che ha goduto di diverse collaborazioni su aspetti specifici, temi, eccetera, eccetera, per cui più persone, a partire da chi appartiene alla rete dei partner, hanno messo a disposizione testi, segnalazioni e quant'altro, a partire, insomma, dalla già citata premessa elaborata da Carlo De Angelis. Oltre, diciamo, a questi contributi, poi ho cercato di lavorare documentandomi sul tema che un po' avevo praticato in passato, e qui poi, insomma, le fonti sono molteplici, dal web, testi, riviste e poi alcuni contatti diretti con alcune organizzazioni che avevano, come dire, qualche storia interessante da presentare. Il dossier è parziale, parziale in due sensi. Allora, il primo è che per ragioni, come dire, di economia di tempo e di volume, evidentemente contiene solo una parte della mole di materiale disponibile. Anche perché poi, come sappiamo, troppa informazione, troppe informazioni poi generano più confusione che rappresentare, come dire, uno strumento utile. È una scelta evidentemente arbitraria, perché comunque l'ho operata sulla base, come dire, di una mia valutazione, però evidentemente supportata da quelli che sono, come dire, i parametri, i paletti, insomma, del progetto. Ci sono, come dire, degli esempi, c'è sostanzialmente uno stimolo che permette di meglio conoscere, approfondire, capire cosa intendiamo per economia circolare, per economia solidale, sociale e per questo nuovo step rappresentato da ciò che abbiamo definito ESCA, appunto economia solidale circolare. Dicevo parziale in due sensi, perché l'altra parzialità è quella che le scelte, ovviamente, oltre a essere, come dire, di volume, sono anche scelte di impostazione. Allora, sono scelte di parte e in questo senso parziali. E quindi evidentemente i riferimenti, soprattutto di carattere culturale, sono prevalentemente quelli legati alla, come dire, sensibilità, alla storia, alla cultura di CNCA, CICA e cittadinanza attiva, che diciamo su questi temi sono evidentemente molto prossime per la loro storia, per quello che fanno come reti attraverso tutte le varie realtà che alle reti fanno riferimento. A cosa serve questo dossier? Ma sostanzialmente serve a esplicitare e condividere un modello di economia solidale circolare. Su questo non torno perché ne è già stato parlato.
Lo si fa attraverso un'esplicitazione, una presentazione iniziale che riassume appunto quei concetti che ha illustrato prima Caterina Pozzi, ma lo si fa anche attraverso poi tutta la declinazione di contenuti che all'interno del dossier troviamo. È strutturato appunto attraverso una come dire, introduzione nel documento, una definizione, una sistematizzazione di tutti quei concetti, temi, parole chiave, tutti almeno quelli più rilevanti, che sono utili rispetto appunto alla comprensione di questa tematica e di come il progetto l'affronta. E poi occasione di segnalazione di informazioni e di strumenti che in vario modo possono essere utili per le organizzazioni e per le persone. Serve poi evidentemente il dossier come supporto all'attività formativa che a breve partirà e di cui verrà detto dopo, e allo sviluppo, alla prosecuzione delle altre attività di ricerca, di modellizzazione previste dal progetto. Come è strutturato? È costruito per punti con una premessa che oltre al paradigma più volte citato, presenta ovviamente i partner del progetto, il senso della loro adesione e poi riassume brevemente anche quelli che sono obiettivi e azioni del progetto ESC. È una schematizzazione sostanzialmente che per concetti e riferimenti di tipo culturale, normativo, esperienziale, bibliografico, aiuta a entrare consapevolmente e con maggior, come dire, competenza e cognizione di causa nel percorso e che porta a questo, al perché di quel modello di ESC di economia solidale e circolare che prima è stato enunciato, cioè da dove derivano quelle riflessioni che avete sentito prima rappresentare. Con un'attenzione, quella di non ragionare in termini che sono stati definiti l'altro giorno quando abbiamo fatto l'incontro sul co-design da Luigi Corvo come a rischio di dicotomia fra la dimensione ambientale e quella sociale, ma invece cercando una armonizzazione, un bilanciamento fra le due dimensioni congruente con quelle che sono le finalità delle nostre organizzazioni, delle nostre reti, del nostro essere presenti all'interno delle comunità. Questo è possibile se si va a leggere come nel corso degli ultimi decenni si siano maturate sia a livello globale, cioè nella dimensione, come dire, del dibattito culturale, dello studio, dell'approfondimento, dello sviluppo di nuove sensibilità, modelli di trasformazione, modelli che vedono una trasformazione degli approcci economici e da questi, e legate a questi, una nascita di esperienze alternative alla, come dire, impostazione del mercato basato su approcci di economia lineare o anche di stessa economia circolare non evoluta che mancano di questo tipo di sguardo sul sociale, sulle comunità, sulla
intreccio fra le diverse dimensioni. Ecco, tutto questo potrebbe permettere meglio di acquisire maggior consapevolezza rispetto alle scelte che poi le nostre organizzazioni in parte hanno già compiuto, però alle volte non avendo una piena conoscenza, una piena adesione a quelli che sono anche valori e orientamenti che stanno dietro a determinati modelli, per esempio quello dell'economia circolare, oppure che hanno fatto in modo strumentale, perché in questo momento è utile e comodo entrare in un ambito che permette, come dire, nuove opportunità di sviluppo e nuove opportunità di reddito, ma senza, come dire, trasformare effettivamente il proprio approccio nel modo di organizzarsi, nel proprio modo di svolgere l'attività e di gestire il lavoro delle persone, di rapportarsi con le comunità e di guardare alla sostenibilità ambientale. Dall'altra, e a maggior ragione, questo ragionamento poi vale per quelle organizzazioni che ancora non si sono avvicinate a questo approccio ambientalmente sostenibile e che attraverso il progetto ESC si vorrebbe, come dire, stimolare in modo, come dire, più diffuso, più capillare a muoversi, quindi a introdurre anche nella gestione di servizi che non sono legati o di esperienze, di progetti ad attività produttive, logiche di sostenibilità. E al termine della dossier troverete poi ampi riferimenti bibliografici, sitografici, per cui poi ciascuno può approfondire secondo la propria sensibilità, conoscenza, interesse. La parte conclusiva di testo invece è centrata sul tema della comunicazione, che come è già stato detto è importante per questo progetto, l'accurata cittadinanza attiva che è già, come dire, vanta già un buon curriculum su questo tema e quindi lascio a Valentina completare su questo argomento. Sì, grazie, mi però. Buongiorno a tutti, innanzitutto, e ringrazio il CNCA per questa giornata di condivisione, scambio reciproco di esperienze e contenuti, e ringrazio ovviamente soprattutto per la possibilità che abbiamo con Cittadinanza Attiva di poter collaborare appunto in questo progetto. E sì, diciamo che il contributo fornito da Cittadinanza Attiva per il dossier si incentra fondamentalmente sugli strumenti efficaci di coinvolgimento dei cittadini e sul trasferimento appunto di informazioni e di promozione di tutto ciò che concerne appunto l'economia solidale e circolare. Quindi prima di passare nello specifico, insomma, al dettaglio dei contenuti della parte che ci riguarda nel dossier, volevo semplicemente fare una breve introduzione sulla nostra organizzazione. Cittadinanza Attiva promuove, come si deduce dal nome stesso, l'attivismo dei cittadini in Italia e in Europa per la tutela dei diritti, la tutela dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. Quindi attraverso le proprie reti articolate sul territorio opera in vari ambiti di intervento. La nostra missione fa riferimento all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, che è stato recepito su nostra proposta nella riforma costituzionale del 2001, e l'articolo 118 è fondamentale perché enuncia il principio della sussidiarietà circolare, che riconosce e promuove quindi l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, e prevede per le istituzioni l'obbligo di favorire i cittadini attivi.
Quindi si promuove un concorso virtuoso tra cittadini e istituzioni, favorendo appunto un modello di sussidiarietà reciproca, circolare appunto, in grado di favorire la crescita della collettività e una democrazia più compiuta. E questo rappresenta sicuramente la nostra aspirazione e caratterizza la nostra attività e la nostra esperienza, perché rappresenta un modo di impegno politico della cittadinanza che può essere complementare a quello tradizionale, che consente alle persone e ai cittadini di contribuire ad ampliare, a dilatare il processo di inclusione, sia sociale che economica, e formare quindi un sistema di welfare sicuramente più giusto e universale. Quindi il protagonismo dei cittadini e la convocazione dei cittadini alla partecipazione attiva sono il fulcro di tutte le nostre politiche e nello specifico appunto delle attività che ci legano al progetto ESC. Parliamo di attività legate ai temi dei consumi responsabili, della lotta agli sprechi, agli sprechi di risorse, alle iniziative anche che sviluppiamo sul terreno dell'inclusione sociale, dell'integrazione, della costruzione di comunità solidali, come ad esempio quelle rivolte all'integrazione dei migranti, dei detenuti, alla diffusione della cultura della giustizia riparativa. Quindi tutte attività che sotto diversi profili incrociano assolutamente i temi del progetto ESC. Ed è proprio in questa prospettiva che si inserisce il nostro contributo all'interno di questo progetto e che rappresenta anche un salto di qualità rispetto ai percorsi che fino a questo momento abbiamo costruito su questo terreno, per due ordini di ragioni. La prima è sicuramente nella forza di questo partenariato che appare innovativo e peculiare, perché attorno a questa iniziativa progettuale si è costruito, diciamo, un partenariato appunto innovativo che mette insieme le comunità di accoglienza e un'organizzazione civica, aprendo quindi un percorso che coniuga la cooperazione sociale con l'attivismo dei cittadini, e quindi è un'occasione ottima per sperimentare una collaborazione originale che sicuramente presenta delle grandi potenzialità. E la seconda ragione è insita invece proprio nelle finalità generali del progetto ESC, ossia la valorizzazione di percorsi capaci di coniugare appunto pratiche di economia circolare, di inclusione sociale e lavorativa di persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico, e definisce quindi una nuova frontiera, una frontiera ulteriore proprio per questa forte connotazione sociale, indicando anche nuove e significative possibilità di sviluppo anche per le esperienze finora maturate, insomma, su questo terreno dalla nostra organizzazione. Quindi l'attività di cittadinanza attiva all'interno del progetto ESC parte da queste premesse, e in particolare, per andare poi anche nello specifico dei contenuti del dossier, sorregge diciamo, l'impianto comunicativo del progetto, proprio per l'esperienza che Cittadinanza Attiva ha maturato nel corso degli anni sul fronte del coinvolgimento, della partecipazione e dell'attivazione dei cittadini attraverso attività, campagne, iniziative di informazione, sensibilizzazione e divulgazione sui temi legati proprio all'economia circolare. E nel dossier appunto abbiamo voluto fornire il nostro contributo in maniera molto, molto semplice, insomma non troppo articolata, rappresentando sia alcuni esempi di attività e iniziative che abbiamo realizzato nel corso degli anni e che rappresentano anche poi i binari su cui viaggia l'attività legata al progetto ESC, e dall'altro in qualche modo illustrare quelli che sono gli strumenti e le modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento dei cittadini, questo stimolare, diciamo così, le coscienze per favorire il processo legato alla diffusione e all'adozione di pratiche di consumo più sostenibili e nuovi modelli appunto di economia. La cittadinanza, sulla base della nostra esperienza, si è rivelata veramente il veicolo principale per la promozione e la diffusione di questi comportamenti più virtuosi, favorendo anche un meccanismo di responsabilizzazione, perché appunto i cittadini in qualche modo si emancipano dal loro ruolo di oggetto o semplici destinatari dell'intervento per diventare
soggetti attivi del cambiamento, quindi operando come facilitatori e moltiplicatori degli effetti nella diffusione e nella promozione di comportamenti e stili di vita economicamente e socialmente più sostenibili. Solo per citare brevemente alcuni esempi, tra i tanti progetti messi in campo da cittadinanza attiva appunto sul tema e che hanno anche l'obiettivo in qualche modo di promuovere delle interazioni virtuose anche tra cittadini e istituzioni, cittadini e imprese, per reciproche assunzioni di responsabilità e anche per favorire un mercato più sostenibile e il raggiungimento anche di obiettivi comuni, le diverse pratiche di mobilitazione e attivazione di cittadini hanno riguardato in particolare, ad esempio, il corretto conferimento dei rifiuti, la promozione dello sharing, soprattutto nel caso della mobilità, la promozione del risparmio idrico, di quello energetico e la riduzione, diciamo, degli sprechi in generale. Un'altra anche peculiare, grande attività su questo campo riguarda l'intervento per la riqualificazione delle aree interne, quindi la rigenerazione urbana, la riqualificazione urbana, in ragione appunto della disponibilità di immobili e risorse abbandonate in disuso, che ha permesso l'avvio di una serie di attività economiche e culturali promosse e gestite da individui e piccoli gruppi di grande valenza sociale. Altro elemento peculiare che voglio sottolineare e che riveste una fondamentale importanza in quest'ambito è sicuramente anche il coinvolgimento dei giovani. Cittadinanza attiva punta molto sul coinvolgimento appunto della fascia di giovani di età, promuovendo la loro partecipazione attiva su questi temi, perché crediamo che partire dai giovani, investendo sia sulla formazione, quindi su un'educazione civica che riguardi appunto temi così importanti, sia un punto fondamentale. E proprio perché appunto lo scopo è quello di lavorare soprattutto attraverso le scuole per far circolare delle informazioni che possono dare anche modo ai giovani di contribuire alla costruzione di comunità intelligenti, inclusive, sostenibili e favorire il dialogo tra gli stakeholder attorno a queste tematiche così importanti e condividere poi con tutta la cittadinanza anche la propria idea di futuro. E quindi brevemente, tra le attività che Cittadinanza Attiva realizza, che appunto, come dicevo prima, costituiscono anche la base su cui si muovono le attività legate al progetto ESC, posso citare percorsi di responsabilizzazione nelle città e nei territori finalizzati a promuovere poi nei cittadini una maggior conoscenza rispetto alle tematiche ambientali e incentivare comportamenti virtuosi favorendo una partecipazione attiva, percorsi di formazione, workshop, distribuzione di materiale informativo gratuito ai cittadini o scaricabile online, mobilitazioni, azioni locali di cittadinanza attiva, consultazioni civiche, laboratori partecipati con i cittadini, campagne di comunicazione e in particolare per ciò che riguarda ESC anche contest fotografici sui social. Quindi ne approfitto anche per dire appunto che nello specifico per ESC abbiamo lanciato già dallo scorso novembre un contest fotografico rivolto appunto ai cittadini che direttamente o indirettamente sono coinvolti nei processi di economia solidale e circolare, che attivandosi direttamente possano appunto raccontare attraverso degli scatti fotografici piccole o grandi realtà che operano appunto nel mondo dell'economia circolare, che riescano a favorire anche l'inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio sociale. E partirà anche un tour nei prossimi mesi che toccherà almeno 10 città italiane, quindi ecco, operiamo per stimolare in questo senso le coscienze e contribuire alla diffusione di questo tema. Per concludere, due appunto ultime considerazioni. Sicuramente l'implementazione e lo sviluppo di un modello di economia solidale e circolare rappresenta un lavoro di squadra che richiede l'impegno sia del cittadino inteso come singolo che
cittadina appartenente ad una comunità. Quindi è importantissimo il modo in cui i cittadini ricevono informazioni. Informazioni che devono avvenire, a nostro parere, in tutti i contesti della vita quotidiana, quindi a partire dal luogo di lavoro, nelle scuole, tra le comunità locali, attivata anche sicuramente attraverso le reti dei social network e dei mezzi di comunicazione digitale, che rappresentano ormai un canale fondamentale di diffusione e di promozione, e possono convogliare e connettere una moltitudine di persone in maniera intelligente e anche molto veloce. Quindi l'obiettivo che si persegue con la nostra attività è quello di accrescere nell'ideale comune questa nuova consapevolezza, valorizzando da un lato il ruolo dei consumatori e focalizzando però anche l'attenzione sui benefici che i cittadini e la comunità stessa possono ottenere dai cambiamenti in corso, anche accettandone le sfide, ma facendo poi con convinzione e chiarezza proprio i principi dell'economia circolare e per meglio poi comprendere le ricadute che una determinata scelta di acquisto, determinati comportamenti possono provocare sull'ambiente e sull'economia. Quindi passare a pratiche virtuose, anche voglio dire semplici, quotidiane, è un risultato che sicuramente scaturisce dalla coscienza del singolo individuo, ma è anche frutto di una serie di iniziative di sensibilizzazione e documentazione sulle conseguenze di quella pratica, quindi sui vantaggi economici che essa porta e sui benefici. Quindi diciamo che stimolare le persone, le coscienze in questo senso assume un ruolo importantissimo. Quindi in capo alle organizzazioni, agli enti di terzo settore, alle imprese che operano in questo settore e che sono impegnate in questo tipo di pratiche e di attività, esiste sicuramente, a mio parere, un'assunzione di responsabilità che consiste non solo nell'accompagnare o assistere le persone in questo cammino, in questo cambiamento, ma anche di promuovere e trasferire questa responsabilità, questa conoscenza, perché sicuramente non possiamo esimerci dal porre in cima ai nostri obiettivi anche una sorta di rigenerazione della comunità, come diceva all'inizio anche Caterina. Dobbiamo essere noi soggetti trasformatori della comunità attraverso il nostro agire e le persone appunto con noi capaci di costruire dei cambiamenti anche nella vita quotidiana e nelle politiche. Quindi diciamo che dobbiamo dare la possibilità appunto alle persone anche di riqualificare anche una cultura diversa da quella corrente. Nel caso appunto che ci riguarda, è improntata all'adozione di modelli di economia più sostenibili, appunto più responsabili. Perfetto, grazie. Scusami, Attan, volevo ringraziare, ne approfitto, Laura Liberto, la coordinatrice nazionale di giustizia per i diritti, e Maria Rosaria Laporta, la mia collega, con cui appunto lavoriamo insieme al progetto e che hanno fornito il loro contributo importantissimo, ecco, per la parte di dossier che riguarda appunto la comunicazione. Grazie. Grazie a te. Perfetto. Per noi questa è la prima volta che facciamo un seminario formativo con questo strumento e capiamo che seguire quando mancano immagini o presentazioni è un po' faticoso. Ringraziamo comunque tutti coloro che ci stanno seguendo e i relatori che hanno fatto un grande sforzo per stare nei tempi e per adattarsi a questo strumento che è nuovo per tutti, almeno per quanto io ne so, per molti di noi. Adesso la parola passa a Sergio Salviati, perché nella parte di ricerca che è prevista dal progetto, che prevede appunto il dossier documentale come è stato presentato e spiegato dai precedenti interventi, e poi un'elaborazione di linea guida, c'era tutta una parte di mappatura rispetto alle organizzazioni appartenenti alle reti delle organizzazioni partner sulle attività di economia circolare e come queste incrociavano le attività di economia solidale, ovvero le attività di intervento sociale.
Tutti questi materiali saranno pubblicati sul sito del progetto che già esiste, che si chiama www.economiasolidalecircolare.it, dove trovate anche le modalità per partecipare al contest fotografico che citava poco fa Valentina, e sui siti dei partner, in particolare sul sito del CNCA, www.cnca.it. Lascerei la parola a questo punto a Sergio Salviati di Strumenti Sociali per la presentazione degli interessanti risultati della mappatura. Prego. Sì, buongiorno a tutti di nuovo. Io ho già lo schermo condiviso? Ho bisogno dello schermo condiviso, non vedo Hai lo il schermo? feedback sullo schermo. Sì. Si vede, Sergio. Sì. Si Ok. vede. Allora, io vi Grazie. presenterò i dati di una ricerca che è stata fatta adesso nelle fasi iniziali del progetto, che ha appunto lo scopo principale di fornire delle indicazioni utili alle scelte future che dovrà fare il progetto e si integrerà con tutti gli strumenti che sono già partiti e sono già stati messi in atto. È una ricerca che ha utilizzato uno strumento che è il questionario compilato dalle organizzazioni, nello specifico da 85 organizzazioni sparse in tutto il territorio nazionale, con una maggior prevalenza, come vedete la cartina, al nord. La Lombardia è in assoluto la regione che ha più associazioni che hanno aderito alla ricerca, ma fondamentalmente copre un po' tutta la nazione, ad eccezione della Val d'Aosta e della Basilicata. Le tipologie di organizzazioni che hanno partecipato si possono così descrivere: 10 sono cooperative di tipo B, 24 di tipo A e 16 miste. Poi c'è tutta la parte molto prevalentemente legata a cittadinanza attiva delle associazioni di volontariato e delle associazioni dei servizi. I settori di intervento sono multidimensionali, nel senso che la maggior parte delle cooperative, degli enti, delle associazioni che hanno partecipato coprono più settori, ma se vogliamo ordinare i settori abbiamo una prevalenza elevata nelle aree dei minori, dell'immigrazione tratta e della povertà, un gradino sotto nelle dipendenze, nei detenuti o ex detenuti e nella cittadinanza, e all'ultimo gradino la disabilità, la psichiatria, l'HIV e l'AIDS. Anche in questo caso i servizi offerti, la caratteristica principale è anche in questo caso la multisettorialità e la multidimensionalità. Abbiamo 50 organizzazioni, e questo per l'ottica e il focus della ricerca, e per noi è un dato importante, 50 organizzazioni che hanno all'attivo servizi o progetti di inserimento socio-lavorativo e altrettanti servizi socio-assistenziali educativi. Sono le due tipologie di servizio più citate, più presenti. All'interno dei servizi di inserimento socio-lavorativo, lo strumento principe è il tirocinio formativo o reinserimento. Sono circa il 92% degli enti che hanno progetti di inserimento lavorativo usano questa tipologia di strumento, e le altre tre tipologie indicate sono all'incirca la metà di quelle del tirocinio formativo. Quindi il tirocinio formativo è in assoluto quello più utilizzato. Noi abbiamo due o tre fuochi di questa ricerca. Il primo fuoco è quello di capire la diffusione delle strategie di economia circolare all'interno delle organizzazioni. È un fuoco che è stato indagato cercando di suddividere l'economia circolare nelle sue dimensioni principali. Noi ne abbiamo individuate quattro. La prima dimensione è la riduzione dei consumi e sostegno a energie rinnovabili. Il secondo fuoco è la filiera sostenibile. Il terzo fuoco, la terza dimensione è il riuso, il riciclo, e l'ultimo fuoco sono tutte le strategie di condivisione. Ora, in questa fase iniziale, questa è una ricerca, diciamo, che rappresenta una delle tante azioni e ha, come dire, una portata ridotta, nel senso che deve in qualche modo essere veloce e fornire delle indicazioni prima che le azioni successive partano, per cui
La definizione di queste dimensioni ha seguito una strategia operativa, cioè una definizione operativa che è volutamente lasciata, come dire, a un livello di astrazione un po' più alto, per cui ci sono nella definizione di indicatori item che hanno un'astrazione un po' più alta, ad esempio, vedete questa slide, il monitoraggio dei consumi energetici, abbiamo discusso nei gruppi di riflessione sui dati della possibilità di interpretare questi item in monitoraggio. Può essere che in alcune risposte in monitoraggio o negli enti che hanno magari più esperienza, il monitoraggio indichi un effettivo monitoraggio dei consumi energetici, quindi un'analisi strategica magari dei consumi all'interno della propria organizzazione. Magari organizzazioni che hanno meno esperienza possono intendere il monitoraggio come semplicemente un controllare i consumi energetici. Questo a noi in questa fase non è importante, nel senso che è importante invece l'indicazione sul criterio generale, quindi su quanto le organizzazioni seguono in linea generale queste strategie delle dimensioni individuate. Allora, stante questa premessa, diciamo più di metodologica, andiamo a vedere quali sono le risposte date dagli enti. Allora, dimensione 1 sulla riduzione dei consumi, io ho indicato una barra, che è la barra verde che vedete qua, che indica in qualche modo gli item che stanno al di sotto dell'1 come valore medio, è solo un'indicazione, nel senso che io ho costruito poi un indice complessivo che è la somma dei punteggi alla domanda. Se la maggior parte del campione sta sotto l'1, tendenzialmente vuol dire che sta in questa parte qui, quindi tra per niente e parzialmente, quindi indica che quell'item lì è poco sviluppato. E quindi vi ho messo una barra verde semplicemente per darvi un'indicazione degli item che sono un filo più diffusi e le strategie e gli item che sono un filo meno diffusi. E si può vedere anche dalla distribuzione delle risposte. Allora, abbiamo che nelle organizzazioni il monitoraggio dei consumi, la riduzione dei consumi di materiali utilizzati, la riduzione dei consumi energetici, vale a dire l'efficienza energetica, è in qualche modo abbastanza diffusa nel campione, molto meno invece la parte di sostituzione delle energie da fonti non rinnovabili, che ha un indice, diciamo, medio molto basso, e lo si vede dalla distribuzione delle risposte. Cioè, in metà del campione non viene attuata nessuna strategia di sostituzione dell'energia con fonti rinnovabili certificate. Questa è un po' la caratterizzazione della dimensione 1, cioè molto si sposta su item che riguardano, diciamo, in qualche modo il tenere sotto controllo i consumi e in qualche modo probabilmente anche i costi, e meno viene invece, meno viene invece trovato sulle strategie di sostituzione con energie rinnovabili certificate. Sulla filiera sostenibile abbiamo due item sotto e due item sopra il livello, diciamo, il livello critico della barra verde. Quelle, però, anche quelle sotto sono abbastanza vicine a quel valore. Infatti, se vedete, diciamo che la colonna parzialmente in questo caso ha dei valori alti. Abbiamo alcuni elementi che ci fanno, come dire, ben sperare. Ad esempio, la parte di sostenibilità dei beni e servizi acquistati viene comunque, scusate, sono andato troppo avanti, viene comunque citata da una buona parte del campione, e degli elementi invece che sono forse quelli un po' più in cui è prevista forse un po' di più una specializzazione e come dire, un profilo alto, che sono meno rappresentati. Mi riferisco in particolare a questo item che vedete qua sotto, cioè la classificazione dei fornitori secondo i criteri di sostenibilità che rispettano. È un'azione che ancora si fa molto raramente e è poco presente nel campione. L'impiego di fornitori locali, anche in questo caso, è una di quelle variabili che vi dicevo prima, sono state lasciate con una definizione più astratta e meno operativa, e quindi possibile che quindi indicano semplicemente il fatto di riferirsi a
nell'approvvigionamento a fornitori che stanno vicini nella comunità, è per noi importante perché comunque anche questo è indice dello sviluppo di strategie legate all'economia circolare. Nel proseguo ho già visto che nel co-design sono stati dati dei suggerimenti anche per specificare ulteriormente questa voce, ad esempio andando a chiedere questi fornitori locali sono eticamente sostenibili. Questo può essere un'indicazione utile per il futuro. Però anche in questo caso è per noi importante vedere come anche questa voce sia rappresentata anche a livello generale. La dimensione 3 è in assoluto quella sulla quale gli enti hanno come dire, indicato non solo una maggior diffusione, nel senso che quella che ha la presenza nelle organizzazioni più ampia, e anche quella che, come vedremo dopo, ha una traduzione concreta a livello anche di progettazione più ampia e più rappresentata, nel senso che poi dopo chiederemo se hanno realizzato le organizzazioni di progetti specifici e fondamentalmente tutti si trovano in questa dimensione, ma è anche quella che ha maggior interesse, perché un altro dei fuochi della ricerca è capire che interessi e che bisogni ci sono nelle organizzazioni. Quindi la dimensione 3, rimettere in circolo i materiali, il riuso, è la dimensione in assoluto più rappresentata e di maggiore interesse. Se vediamo le varie voci, riciclo all'interno e quella che è in alto nell'ordine, rigenerazione di spazi esterni o interni in disuso, e qua mi rifaccio a quello che ha detto la referente di cittadinanza attiva, che questo è uno degli item e degli elementi che viene considerato importante, cioè rigenerare spazi per rimetterli in uso, il recupero delle materie utilizzate, le riparazioni di beni a fine vita e il riuso di beni a fine vita. Il riuso di beni a fine vita è tra l'altro uno degli item specifici più presenti nelle progettazioni elencate, e quindi questi sono tutti item che fanno sì che questa dimensione sia in generale quella più rappresentata. Allo stremo opposto abbiamo le strategie di condivisione, invece. Le strategie di condivisione sono in assoluto quelle, invece, che meno sono attive, sono state sviluppate nel campione individuato. Un minimo di condivisione viene fatta rispetto agli acquisti dei gas e le banche del tempo. Come vedete, sono veramente pochi quelli che l'hanno già sviluppate. Un po' di più viene fatto sul food sharing e la condivisione dei mezzi di trasporto, ma comunque rimangono dei livelli molto bassi, come vedete. Qua abbiamo la maggioranza che non l'ha fatto o parzialmente oppure non l'ha fatto per niente. E l'unico item e l'unica strategia che in qualche modo si salva è, e ancora una volta legata agli spazi, è la condivisione degli spazi. Quindi il riuso degli spazi si ritrova anche qui nel fatto che poi probabilmente una volta che vengono rimessi in circolo vengono anche utilizzati per essere condivisi e quindi riguarda anche questa dimensione della condivisione. Allora, quelle che avete visto fino adesso erano strategie globali delle organizzazioni, cioè non solo strategie all'interno del settore specifico, ma la strategia globale dell'organizzazione. Una premessa che non ho detto: il questionario è stato compilato prevalentemente da amministratori o dirigenti, quindi da persone, diciamo, che hanno una visione chiara della globalità delle attività dell'ente, e queste batterie di domande che abbiamo visto erano proprio riferite alla visione globale dell'ente. Abbiamo però anche chiesto la diffusione dell'economia in tre settori specifici, vale a dire nei settori residenziali, nei settori semi-residenziali e nelle attività produttive. Qui il grafico è diverso, nel senso che ho messo insieme le risposte per la maggior parte totalmente, e qui c'è semplicemente la percentuale di risposte nei tre settori individuati. Più questo scusate, no? Più queste aree sono ampie, più vuol dire che il settore ha una diffusione delle quattro dimensioni dell'economia circolare sviluppata. Come vedete, l'area più grande è quella del settore produttivo, naturalmente, dove
all'incirca il 40% ha indicato una diffusione nella maggior parte dei progetti o servizi delle attività produttive o nella totalità dei progetti o servizi delle attività produttive, ha indicato un 30% rispetto alla riduzione dei consumi, ha indicato circa un 26% nella condivisione e ha indicato un altrettanto 30% nel rimettere in circolo. Quindi nelle attività c'è comunque una buona pratica rispetto all'economia circolare, ma comunque anche negli altri settori, anche se negli altri settori c'è meno, diciamo, meno omogeneità rispetto alle quattro dimensioni. Si hanno delle punte nella riduzione dei consumi, e questa è probabilmente un'attenzione alla parte, diciamo, più di economica dell'economia circolare, una maggiore attenzione alla riduzione dei consumi e una minore invece nel rimettere in circolo nelle residenziali, semi-residenziali. Ho poi analizzato tutti gli item delle singole dimensioni per vedere se era possibile utilizzarli per costruire primo un indice per ogni dimensione che potesse essere sintetico, sommando i punteggi. È stata fatta un'analisi della correlazione item scala che ha indicato che era possibile utilizzarli e quindi è stato possibile creare primo un indice, come vedete, delle singole dimensioni. Andare a vedere quali sono gli indici più alti all'interno delle singole dimensioni e abbiamo visto che, come vi dicevo, rimettere in circolo per il 34% delle organizzazioni che hanno risposto è la dimensione principale. Al contrario, solo in un caso su 10, cioè solo nel 10% degli enti, è la condivisione l'elemento principale che caratterizza questo ente. A seguire la filiera sostenibile come secondo ente, come terzo, la riduzione dei consumi. Questa è un po' la rappresentazione di come è diffusa l'economia circolare e le quattro dimensioni negli enti. Questo per primo, questi due più o meno allo stesso livello, un po' sotto, e la condivisione in assoluto meno. Ho poi proceduto andando a vedere se era possibile, gli item sono 18 in tutto, cioè le domande fatte sulla diffusione sono 18. Le risposte sono state codificate con per niente 0 e totalmente 3, quindi sono andato a vedere se era possibile costruire una scala complessiva che mi permettesse poi di fare alcuni incroci per capire dove si diffonde di più l'economia circolare. L'analisi dell'affidabilità ha dato una risposta positiva, nel senso che è possibile utilizzarla con gli item scelti. Pertanto ho potuto utilizzare questo punteggio complessivo per creare una variabile ordinale, una variabile con dei gradini da basso, medio alto, alto, indicata qua a seconda del punteggio ottenuto dall'organizzazione, indicando appunto un livello di diffusione delle dimensioni di economia circolare all'interno dell'ente. In questo modo sono andato a vedere dove l'indice, ad esempio, è basso, dove l'indice è medio basso, medio alto o alto. Tenete conto che questi incroci qua non servono assolutamente per fare un confronto, ad esempio, tra nord e sud, assolutamente, perché, ad esempio, al sud la mia impressione è che abbiano risposto meno persone, meno enti, e probabilmente hanno risposto quelli forse un po' più motivati, quindi c'è stata una selezione maggiore. Non è possibile fare un confronto in questa direzione qua. È utile però per i formatori e per chi dovrà decidere che tipo di strategia adottare nelle singole macro aree, è utile capire, ad esempio, che al sud gli enti che hanno partecipato e che probabilmente parteciperanno al seguito del progetto hanno comunque un indice di diffusione un po' più alto rispetto agli altri. Cioè, se vai nei progetti del sud è probabile che trovi un profilo alto fondamentalmente. Mentre invece un po' meno ti può capitare al nord e soprattutto un po' meno ti può capitare al centro. Ma ripeto, non è come dire, un'indicazione di differenze tra nord, centro e sud, perché non abbiamo fatto un campionamento, quindi non può essere possibile. Se andiamo a vedere invece rispetto alla tipologia di associazione,
anche qui vediamo che le cooperative tipo A e B hanno un buon livello di diffusione, con molte che si trovano tra il medio alto e alto, e nello specifico è trainata dalle cooperative di tipo B, dove naturalmente le attività produttive sono come dire, più realizzate. E quindi, se vi ricordate la slide precedente, nelle attività produttive si ha, come dire, il maggior sviluppo di strategie di economia circolare. Quindi, se andiamo a vedere, sono le cooperative di tipo B che trainano, diciamo, un po' in qualche modo questo spostamento sui medio alti alti. Meno nelle associazioni di volontariato, dove il 40% delle associazioni di volontariato contattate hanno invece ancora uno sviluppo basso o medio-basso di pratiche di inserimento, di pratiche di economia circolare. All'interno delle associazioni che hanno progetti di inserimento socio-lavorativo, come vedete, molti si collocano nella parte medio-alta-alta della scala. Ci siamo poi chiesti che cosa hanno utilizzato come strategia per sviluppare l'economia circolare, così come l'abbiamo vista nella descrizione precedente, cioè che cosa hanno fatto effettivamente le organizzazioni. Allora, nella maggior parte dei casi si è fatta almeno un'attività, 32 organizzazioni non hanno indicato nessuna di queste attività, ed è possibile che non hanno indicato queste attività perché hanno compiuto delle attività magari in modo non strutturato o in modo, diciamo, informale. Non è detto che in quei 32 organizzazioni che non hanno indicato attività non si faccia per niente, non si sviluppi, non si sia sviluppato per niente economia circolare. Io poi ho utilizzato le risposte a questa domanda, in cui c'era un elenco di attività, per capire un po' come può essere che si sviluppa l'economia circolare. Sono andato a vedere dove è prevalente la descrizione di una singola attività, cioè sono andato a vedere gli enti che hanno indicato una singola attività, che cosa hanno indicato. Fondamentalmente è l'iniziativa dei singoli. Cioè, probabilmente lo sviluppo dell'economia circolare parte proprio da questo, dal fatto che si sostenga all'interno della propria cooperativa o del proprio ente l'iniziativa dei singoli, ad esempio nel realizzare il gas, nel realizzare attività di promozione nella cittadinanza, si sostiene l'iniziativa dei singoli. Questo è l'elemento più presente in assoluto in chi ha citato una sola attività. Ho utilizzato questo stratagemma per capire come potrebbe essere che si diffonde l'economia circolare negli enti. Il terzo passaggio potrebbe essere che si aggiungono attività di formazione, o che è realizzata in 28 casi su 85, o coinvolgimento in reti che hanno sviluppato azioni di economia circolare. L'ultima attività potrebbe essere la partecipazione ai tavoli tematici o la realizzazione di progettazioni, che è proprio lo step ultimo. Dei 28 enti che hanno indicato un'attività formativa, quali sono gli argomenti più citati? Allora, vediamo qua l'elenco che abbiamo rappresentato. L'item più citato è lo sviluppo di reti locali dell'economia circolare, che è anche quello che più interessa, cioè la parte, diciamo, di entrare in questo argomento grazie all'utilizzo e agli strumenti che possono essere messi a disposizione da una rete locale, è in assoluto quello che viene più seguito e più citato, ed è anche quello sul quale c'è un maggiore interesse. Lo vedremo dopo, le domande sull'interesse. Le situazioni specifiche, cioè le varie dimensioni, hanno più o meno tutto un valore un filo più inferiore, come vedete 16, 12, 15 e 15 sono le dimensioni specifiche che sono state oggetto di formazione. All'interno dei progetti di inserimento lavorativo abbiamo chiesto quali azioni sono state fatte per sviluppare l'economia circolare nei settori di inserimento, nei progetti di inserimento lavorativo. Allora, qui abbiamo alcune cose che secondo me sono utili da riportare. Una è che raramente si riesce ad arrivare a una formazione non solo degli operatori, ma anche degli utenti stessi ai temi dell'economia circolare. Solo 12 dei 50 hanno realizzato una formazione proprio
che arriva anche agli utenti, di più naturalmente quella realizzata nei confronti degli operatori e un altro item abbastanza citato è anche questa, che la produzione stessa ha seguito i principi dell'economia circolare. In ultimo, questo è anche naturale, gli item più specifici, cioè che solo 7 sono riusciti a inviare a enti esterni nel settore dell'economia circolare gli utenti e 5 ancora meno a circuiti formativi di settori dell'economia circolare. Come ultimo, rispetto alle strategie di sviluppo, abbiamo poi chiesto di indicare un progetto, un'attività che abbia un minimo di strutturazione e anche un finanziamento o un autofinanziamento nel settore specifico dell'economia circolare. Hanno citato 12 progetti. Qui abbiamo alcune indicazioni interessanti. La prima è che ci sono dei progetti grossi, cioè sono ben 3 progetti che hanno un finanziamento di 200-500 mila euro, quindi progetti molto grossi. La seconda indicazione interessante è che ci sono 2 progetti che addirittura hanno autofinanziato l'attività legata all'economia circolare e sono andato a vedere quali sono. Uno ha un finanziamento piccolo, inferiore a 20 mila euro, ma un altro invece ha autofinanziato un progetto compreso tra 20 e 50 mila euro, quindi vuol dire che in quell'ente lì l'attività, l'economia circolare è, diciamo, un argomento, un tema molto sentito. Abbiamo chiesto quali sono gli obiettivi, di descrivere gli obiettivi del progetto. Fondamentalmente, la maggior parte degli obiettivi di questi progetti, come vi ho detto già all'inizio, attiene alla dimensione 3, cioè quella del riuso, riparazione e riuso di creativo di giocattoli, riuso di materie prime e oggetti destinati al marcero, scusate, gestione dei rifiuti incentrati sul riuso, rigenerazione di piccoli elettrodomestici. Il riuso è in assoluto quello più utilizzato, però interessante che ci sono già anche item e temi legati al co-working e quindi, vi dicevo, la condivisione degli spazi è in qualche modo l'anello di congiunzione tra il riuso e la condivisione. Però fondamentalmente la maggior parte dei progetti riportati attiene all'ambito del riuso, molto meno agli altri item. L'ultimo fuoco della ricerca sono le prospettive future, cioè a noi interessava andare a capire, andare a raccogliere delle indicazioni da parte di tutti gli enti su cosa è possibile mettere, come dire, in primo piano rispetto allo sviluppo del progetto e su cosa puntare. Allora, abbiamo chiesto di indicare l'interesse secondo tre livelli di interesse, il basso, un livello basso, un livello nella fase iniziale, cioè è stato proprio esplicitato l'interesse, state valutando, ma siete ancora in una fase iniziale, oppure un livello alto in cui rispetto all'item indicato si vuole già passare all'azione. Allora, noi vediamo innanzitutto alcuni aspetti interessanti. Concentriamoci sulla parte, diciamo, di interesse alto. Abbiamo valori molto alti nel promuovere la cultura dell'economia circolare nei soci, lavoratori e volontari, cioè ben il 40% degli enti ha un interesse alto a sviluppare all'interno della propria associazione questa tematica. Molto alto anche nello sviluppo nelle comunità o negli altri servizi progetti dell'ente, come vedete. All'interno dell'inserimento lavorativo il dato è, diciamo, in qualche modo contraddittorio, nel senso che intanto fa riferimento ai 50 enti, il dato è un po' più basso, dei 50 enti 14 progetti hanno 14 enti hanno indicato un livello alto, 24 nel creare figure professionali legate all'economia circolare, 24 hanno indicato anche l'abbinare delle pratiche di economia circolare ai percorsi di inserimento socio-lavorativo e 21 hanno indicato di avere un interesse alto nell'impostare le attività produttive secondo i principi dell'economia circolare. Quindi su questa condivisione di cui è naturalmente estremamente interessato il progetto tra figure legate al progetto di inserimento lavorativo e temi dell'economia circolare è sicuramente evidente un interesse, ma
su questo bisogna, come dire, in qualche modo approntare delle strategie motivazionali. Se andiamo a mettere in ordine l'interesse rispetto alle risposte del livello della scala alto, e quindi andiamo a vedere chi ha risposto all'interesse alto, come maggiore interesse troviamo partecipare a progettazioni e bandi di economia circolare, entrare in reti che sostengono l'economia circolare e sviluppare economia circolare nella comunità o negli altri enti e via dicendo, come potete vedere. Io osservando questo grafico, in qualche modo mi accorgo di come sia importante per lo sviluppo di questa tematica poter in qualche modo procedere al di là di sviluppare attività, come dire, tecniche, anche quello soprattutto di avere un sostegno nelle reti e negli strumenti già attivi e nella condivisione di strumenti già attivi. Anche per l'indice di interesse è stato fatto lo stesso ragionamento dell'indice di diffusione, per cui si è andato a vedere se è possibile creare un indice sintetico che potesse dar conto di tutte le risposte a tutte le domande che avete visto. Anche in questo caso è stato possibile, e quindi si sono create anche qui un livello di interesse da basso a alto, quindi basso, medio alto e alto. Se andiamo a vedere le differenze che abbiamo visto prima per l'indice di interesse, anche qui vediamo come al sud ci sia un indice di interesse medio alto alto nella maggior parte degli enti, e un po' meno al nord, un po' meno al sud. Anche stessa cosa per la tipologia di organizzazioni. La cooperativa di tipo B, le organizzazioni hanno un interesse molto alto, cioè la maggior parte ha indicato di essere estremamente interessati alle tematiche approntate, un filo meno nelle associazioni di volontariato. E questo, incrociando i due punteggi, intanto è evidente come ci sia una cograduazione, cioè che quelli che hanno un interesse complessivo più alto hanno anche un punteggio di diffusione più alto, cioè viceversa. E che quindi ci sia una quota, come dire, di 28 enti che sono a profilo basso, nel senso che hanno sia un interesse basso che un indice di diffusione basso. Questo è semplicemente un'indicazione per i formatori che troveranno comunque una quota di queste associazioni che hanno un profilo basso e sul quale appunto sarà necessario proprio andare a sviluppare strategie specifiche. Per la suddivisione di questi profili, no, scusate, ho creato ulteriormente quattro profili: un profilo basso in cui tutti e due gli indici sono bassi, un profilo intermedio diffusione in cui è basso solo l'indice di interesse, ma è alto quello medio alto quello di diffusione, un intermedio interesse in cui è medio alto quello di interesse e un altro in cui sono alti tutti e due. Anche in questo caso vediamo che al sud le organizzazioni sono che hanno aderito sono tutte di un profilo, tutte sono molte di un profilo alto, e invece al nord la distribuzione è un po' più omogenea e al centro invece si ha percentuale più alta di profili bassi. Vado veloce perché mi è stato detto che sono fuori tempo. L'ultima cosa che abbiamo chiesto sono, sempre nell'ambito delle prospettive future, indicazioni sulla formazione da seguire o da proporre. Gli interessi formativi fondamentalmente sono collegati alla progettazione e molto meno alle diciamo, dimensioni tecniche specifiche dell'economia circolare. Questo si è discusso e probabilmente verrà anche ripreso da Silvano dopo, su come interpretare queste indicazioni che hanno dato, di puntare molto su, come dire, il coinvolgimento delle reti del territorio e probabilmente hanno indicato meno la parte specifica delle singole dimensioni
perché probabilmente in questo momento, ma ve lo dirà meglio Silvano dopo, dai, così chiudo qua perché mi sa che ho sforato. Grazie Sergio, hai sforato di pochissimo, quindi non c'è assolutamente problema. Adesso passiamo la parola a Silvano Falocco, per un intervento di commento su questi dati di Fondazione Ecosistemi, Presidente di Fondazione Ecosistemi. Poi pensavamo di fare 10 minuti di pausa, fra l'intervento di Silvano e la presentazione sul tema dell'impatto sociale. Penso che ce li potremmo permettere e che forse siano utili anche per staccare un attimo. La pausa a caffè, insomma. Prego Silvano, grazie. Sì, intanto buongiorno. Io il commento che volevo fare ai dati, considerando poi che ho partecipato in, credo, 3 occasioni, 2 volte all'interno dei gruppi, una volta invece solamente nella parte finale della conferenza a Spello, e 2 volte ho partecipato con Carlo De Angelis e Marco Vincenzi al gruppo relativo alle, diciamo, le questioni. Diciamo di connessione tra la sostenibilità, le questioni ambientali e le attività che il CNCA, che le strutture del CNCA facevano ordinariamente. Quindi lo dico a premessa, non per dire che conosco il mondo CNCA, che non ho questa presunzione, per dire che sono osservazioni che al di là del tono che utilizzerò, non vogliono essere un giudizio, vogliono essere invece diciamo un esame leale del posizionamento attuale del CNCA sulle questioni relative alla dimensione, alle varie dimensioni della circolarità. E quindi il proprio impegno sulle questioni ambientali, della sostenibilità, della circolarità e così via, temi connessi. Allora, cerco di essere sintetico su questo. Il primo elemento, a mio avviso, emerge sia dalle analisi quelle che venivano riferite prima, quelle relative ai temi, cioè diciamo l'interesse o le esperienze relative ai diversi tematismi ripartiti nelle 4 dimensioni, cioè sia da questa analisi che dall'analisi relativa all'interesse delle organizzazioni del CNCA ai temi relativi all'economia circolare, emerge un tratto che io definirei di strumentalità, ovvero sono maggiormente presi in considerazione dei temi che sono connessi alla migliore gestione dei costi, alla riduzione dei costi, e da un punto di vista invece dell'interesse futuro, sono molto più presi in considerazione tutti quegli argomenti, quei temi che mettono in relazione la dimensione dell'economia circolare con la possibilità di progetti futuri e quindi la partecipazione a bandi e progetti, entrare in reti. Cioè emerge, a mio avviso, in modo abbastanza chiaro che in questo momento il rapporto con questi temi è di strumentalità. Quando dico strumentalità, lo dico nel miglior modo possibile, cioè in modo un po' crudo, diciamo, ovvero questo è un tema di cui bisogna occuparsi perché da una parte permette di ridurre dei costi che altrimenti non abbiamo sotto controllo e in questo senso è un'opportunità, dall'altra perché permette di accedere a dei finanziamenti, a dei bandi, a innovare la nostra proposta progettuale e quindi a eventualmente nuove opportunità future. È un elemento da cui bisogna partire, perché diciamo, è un rapporto, è quasi sempre una fase del ciclo di vita dell'apprendimento delle organizzazioni in relazione ai temi della sostenibilità, o
ovvero il punto di partenza è quasi sempre quello strumentale, molto difficile che sia quello ideale della missione, se non in modo puramente retorico, ovvero esistono, questo è molto diffuso nelle grandi organizzazioni multinazionali, il fatto che questi temi vengano diciamo sottratti alla loro dimensione operativa, vengono invece riportati a una dimensione puramente della missione, della strategia, come se fossero la premessa a una brochure di un'organizzazione piuttosto che un modo attraverso il quale un'organizzazione si comporta quotidianamente. Questo ovviamente non è il caso vostro. Ma è il caso invece di un'attenzione legata a temi relativi alla strumentalità del tema. E da un certo punto di vista, diciamo, un rapporto di tipo pragmatico, dall'altra è legato all'idea che i temi ambientali della sostenibilità non abbiano relazione diretta con l'attività che le varie strutture fanno quotidianamente. Questo tant'è che questa reazione avviene anche nel mondo, insomma, io coordino ad esempio la rete dei festival jazz con caratteristiche ambientali, ma prima di arrivare al punto di ipotizzare un festival che riducessi gli impatti sull'ambiente, sono passati molti anni perché la prima reazione era: ma con tutto quello che va cambiando nel mondo, proprio da noi vieni, cioè proprio noi che impattiamo poco come gli operatori culturali e che siamo soggetti poveri come gli operatori culturali che a malapena riusciamo a mettere in piedi le attività, proprio noi ci dobbiamo occupare delle questioni relative alla sostenibilità. Non è meglio iniziare da chi inquina tanto? Cioè il rapporto, diciamo, la visione strumentale ha anche a che vedere con l'idea che la propria attività impatta poco sulle questioni ambientali. Quindi, da una parte un rapporto di tipo pragmatico, dall'altra anche l'idea che che uno può contribuire poco perché ha relazione poco la questione ambientale con le attività che si stanno facendo. Quindi, questo a mio avviso è il primo elemento. Lo dico perché nel corso del progetto esistono altri strumenti oltre l'elaborazione del dossier, ad esempio l'elaborazione che sicuramente è utile anche ai fini di una maggior consapevolizzazione di tutto il sistema, ma esistono anche degli strumenti attraverso, ad esempio, la griglia, quella che viene definita la griglia, che forse nel futuro inizieremo anche a condividere. Ovvero in che modo le questioni relative alla sostenibilità hanno a che vedere con quello che faccio. Questo elemento è, a mio avviso, stupefacente che organizzazioni che sono molto legate invece a dimensioni che con la sostenibilità hanno a che vedere, lo dico in questo caso da chi si occupa di sostenibilità, invece sono ritenute meno, diciamo, meno interessanti. Cioè, se noi prendiamo la scala degli indici, quelli di cui si discuteva prima, vediamo che in testa, appunto, stanno tutte quelle attività, dai fornitori locali alla riduzione del consumo dei materiali, il monitoraggio dei consumi, la condivisione degli spazi, che è legata a questioni, diciamo, economico-operative. In fondo stanno alcune anche attività che si potrebbero svolgere, alcune di queste sono proprio a costo zero, cioè ad esempio il rating, quello che si chiama la valutazione ambientale o di sostenibilità dei fornitori, ovvero quando io acquisto un bene, so o no se il bene che sto acquistando e il fornitore che me lo sta vendendo rispetta dei criteri di sostenibilità. Il rating dei fornitori, cioè quello che si chiama rating dei fornitori, non è un'attività particolarmente onerosa, dimostra quasi sempre se l'organizzazione ha compreso quanto la sostenibilità la investa nell'attività ordinaria. Anche questo rating ha un indice basso, cioè viene poco praticato. Sembra più evidente che vengano poco praticate,
attività del tipo la sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con quelle rinnovabili perché hanno un costo elevato, ma la condivisione del tempo, la condivisione degli acquisti, l'acquisto di prodotti bio o l'attenzione appunto alle questioni, la condivisione del cibo o il rating della sostenibilità, a volte sono anche attività a basso costo, cioè non hanno dei costi additivi particolarmente rilevanti. Questo a conferma che questo tema non viene visto nella relazione strutturale che ha tra le questioni di cui si occupano appunto il CNCA, le strutture che aderiscono al CNCA e le questioni della sostenibilità. Eppure il tema dell'ecologia sociale, ovvero in che modo le relazioni sociali e naturali in seno a delle comunità, degli ecosistemi, definiscono, contribuiscono a fare o no un mondo sostenibile. Questo è un elemento chiave, tant'è che nel corso degli ultimi anni, soprattutto sulla spinta di una studiosa britannica, ma che ha una serie di relazioni con tantissimi altri, insomma, lei si chiama Kate Raworth, ha definito una specie di strumento simbolico che si chiama ciambella e quindi l'economia della ciambella, ovvero come progettiamo l'economia per fare in modo di soddisfare i nostri bisogni e bisogni hanno a che vedere con dimensioni non solo economiche ma anche dimensioni sociali, tenendo conto che abbiamo davanti il problema di non superare i limiti planetari che rendono non rigenerabili dei servizi ecosistemici che sono a supporto della vita umana. Ora, questo elemento qua è l'elemento chiave, se vogliamo, è tutto il nodo, tutto il fulcro dell'encirclica del Papa, quando ha definito, messo al centro il concetto di ecologia integrale, lo fa proprio perché il metabolismo socio-economico di un'economia e di una società definisce in modo chiaro se questa società o questa economia è sostenibile o no, vive tenendo conto dei limiti naturali alla sopravvivenza oppure no, oppure se è smodata, se è sovrabbondante, se non ha il senso della misura, se supera le soglie, cioè se si vede, si percepisce come prometeica, come dominante sulle altre specie e uomini su uomini. Questo elemento qua dovrebbe essere al centro dell'iniziativa del CNCA, perché ha a che vedere con i concetti di giustizia sociale, giustizia ambientale, che sono strettamente connessi e hanno una stessa matrice nell'ordine sociale ed economico all'interno del quale siamo inseriti. Quindi è evidente che su questo tema c'è una scarsa consapevolezza. Cosa servirebbe, così finisco rapidamente, per superare questo punto, questo livello di posizionamento delle strutture del CNCA? Innanzitutto, ovviamente, serve capire in che modo le varie strutture intercettano i temi dell'economia circolare e in che modo operativamente possono invece contribuire a migliorare la loro prestazione, ma le loro attività produttive. È ad esempio strano che sia così basso l'indice relativo a, per me l'economia circolare è importante perché mi permette di impostare attività produttive secondo l'economia circolare, ma questo dovrebbe essere al centro dell'iniziativa, cioè le attività produttive dovrebbero essere improntate all'economia circolare perché domani per attività che invece sono improntate ad altri criteri, cioè quello che le risorse sono infinite, e per quelle determinazioni economiche c'è poco futuro, quindi questo dovrebbe essere al centro proprio dell'iniziativa, oppure formare figure professionali che siano coerenti con la sostenibilità e con l'economia circolare, considerando che l'area dei green jobs, dei lavori verdi, è una delle aree in maggiore sviluppo. Quindi, a mio avviso, serve a migliorare la consapevolezza delle relazioni di quella che viene definita matrice,
socioambientale, metabolismo socio-economico che dà conto come le questioni sociali e le questioni ambientali siano strettamente connesse, la giustizia ambientale e la giustizia sociale siano la stessa cosa. B, capire come questa consapevolezza si tramuta in atti operativi, cioè in cambiamenti delle modalità quotidiane di svolgimento delle proprie attività. C, vedere come questo cambiamento quotidiano delle proprie attività e questa maggior consapevolezza possa incidere sulla progettazione delle attività, delle professioni, delle attività produttive nel futuro e quindi ovviamente anche dei bandi e della progettazione. Credo di essere stato nei tempi e ho fatto recuperare quello che serviva. Scusatemi per la franchezza. Grazie, perfetto, grazie. Molto interessante. Ricordo che le domande si raccolgono sulla chat in basso. Adesso vorremmo prenderci 10 minuti di stacco un attimo prima del prossimo intervento. Ricordo che alla fine degli interventi programmati ci sarà un'apertura di uno spazio di confronto e dibattito con i relatori. Allora ci ripartiamo, sono le 11:40 alle 11:50. Grazie a tutti. Leva le mani. Sei per 7,42, 2 porto 4. 6 per 8, 48 e 4,52. No, questa è più, babbo. Ho capito, ma hai sbagliato la retta. 2 porto 5. 6 per 1, 6 e 5, 11. Poi magari la somma falla. Fa risultato. Credo sia Stefano, se ho capito bene dall'inflessione. Stai facendo matematica, ma hai il microfono aperto. 3-6 Ciao. 3 Stefano. 3-6 3 Stefano Carboni. Ma io lo lascerei perché è una fantastica lezione di matematica, ma perché tu... Fai il furbo tu, Luigi. Noi vogliamo da te. Ah, ecco, è arrivato Battini Marco che, cioè, come si capisce da operatore sociale, 2 più 2 fa sempre 6 per noi. 0, 1, 1, Ciao per Silvano. 3, giusto. Chi mi ha salutato? Luigi. Luigi Corvo. Ah, Luigi. 5-8-3. Ciao. Bellissimo intervento. Ringrazio Luigi. Sì, da sotto in sopra la sottrazione. Giustamente. Il numero più piccolo è un numero più grande. E qui cosa fai? 0-1? Lui è Stefano Carboni di Livorno. Qui fai Ti 0-1. sentiva un accento toscano. Ventotto resto 1.
fa S3, vai. Fra un minuto potremo riprendere. La prossima sessione è quella dedicata all'impatto sociale, a cura di Marco Biazzo e Luigi Corvo dell'Università Tor Vergata Open Impact.
Bene, potremmo forse fare un momento in cui riaccendiamo tutti la webcam per dare un segno di presenza e poter ripartire. Luigi, buongiorno. Un attimo solo perché siamo molti. Luigi, immagino che tu dovrai proiettare qualcosa, quindi ti rendo relatore. Non so se c'è anche Marco Biazzo. Sì, ci sono. Senza schermo perché ho altre call a casa, ma poi condividerò lo schermo. Perfetto, allora se siete d'accordo possiamo partire. Chi è che proietta? Luigi o Marco? Marco. Marco. Allora, Marco, ti rendo relatore. Grazie. E quindi ripartiamo, possiamo spengere i microfoni e i video, grazie, è sempre bello vedersi un po'. Oddio, non sto capendo cosa sta succedendo, però quando Hassan mi dà il via, noi partiamo. Perfetto, se vuoi partire io ho reso Marco Biazzo relatore. Perfetto. Io farò una introduzione, cercherò più che altro di ricollegarmi a quello che è stato detto finora. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Per introdurre l'analisi più, diciamo, nel dettaglio che vi presenterà Marco, e per ovviamente introdurre l'assist che fa Silvano Falocco è perfetto, nel senso che introducendo questa sessione non passiamo ad un'altra sessione, non passiamo alla valutazione di impatto, ma parliamo della stessa cosa di cui sta parlando, ha parlato prima Silvano, parliamo dello stesso tema che è stato introdotto dai dati che ci sono stati mostrati, perché appunto sposiamo appieno, e ne abbiamo parlato anche diverse volte, questo approccio ecosistemico che diceva Silvano. E proviamo però a guardarlo da, appunto, essendo ecosistemico, da prospettive complementari. Allora, il primo aspetto assolutamente rilevante, lo diceva già Silvano Falocco prima, è che intendere l'approccio all'economia circolare attraverso, diciamo, la sua funzione strumentale di poter rappresentare un'opportunità, io direi duplice per le organizzazioni, no? Da un lato di contribuire a quelle che, diciamo, dal nostro punto di vista chiamiamo le attività generatrici di reddito, no? Per le organizzazioni. È un punto. L'altro punto è di stare anche, di cavalcare anche un hype, cioè un messaggio veloce, potente, per riuscire a avere spazi, no, di interlocuzione sempre maggiori. Questo lo diceva appunto Silvano, questa strumentalità può essere comunque un cavallo di Troia per entrare all'interno, diciamo, dei processi delle organizzazioni, per poi, attraverso una acquisizione di sempre maggiore consapevolezza, innestarli, no, come processi sempre più intenzionali delle organizzazioni. Quindi l'aspetto, secondo me, fondamentale è il passaggio dalla strumentalità poi ad un'intenzionalità profonda rispetto all'orientamento all'economia circolare.
ma vorrei un po' stressare questo aspetto, cioè perché stiamo parlando della stessa cosa? Dal punto di vista, diciamo, socio-economico, l'economia circolare consiste nel far ridiventare quella parte, diciamo, meno pregiata dell'output, quella parte dell'output che non ha valore di mercato, cioè a cui il mercato non attribuisce direttamente un valore, una remunerazione, e che quindi definiamo scarto. Per quella ragione la chiamiamo scarto, perché è, secondo, diciamo, i principi dell'economia tradizionale, è scarto tutto ciò che non ha una valorizzazione diretta dal mercato. Allora, se quella parte lì, quello scarto, riusciamo a farlo diventare un nuovo fattore produttivo per rialimentare la trasformazione in output, stiamo minimizzando l'impatto di quella quota di prodotto che non trova valorizzazione economica, no? Per rivalorizzarla attraverso un nuovo processo produttivo che, se è all'interno, diciamo, del processo principale, ci porta in un'economia circolare cosiddetta loop economy. Se invece ci porta ad attivare nuove filiere, viene definita più spesso come simbiosi industriali. Ma all'interno, diciamo, di questo quadro, qual è il tema? È ciò che non trova riconoscimento, valorizzazione, remunerazione immediata, cioè di breve termine, sul mercato. Quando parliamo di impatto sociale, stiamo parlando esattamente della stessa cosa. Cioè vuol dire quella quota di valore generata dalle organizzazioni e che il mercato non è in grado di remunerare, non ha gli strumenti, le sofisticazioni e ovviamente anche gli interessi politici di remunerare. Quando generiamo un valore che non ha riconoscibilità e remunerazione sul mercato, quelle organizzazioni, e prevalentemente quelle organizzazioni si trovano all'interno del terzo settore, questo poi è il punto di collegamento anche con l'economia sociale, quando stiamo dentro, quando generiamo ad esempio valore con i migranti, no? Che non hanno disponibilità immediata a pagare per i servizi che ricevono, quindi quando abbiamo a che fare con quella parte di società che non ha disponibilità, reddito disponibile per poter remunerare il servizio che ricevono, non abbiamo un mercato in grado di valorizzare ciò che viene prodotto. Allora, l'impatto sociale serve esattamente per fare la stessa cosa che i processi di economia circolare mettono in atto, cioè a creare una nuova infrastruttura informativa per consentire la remunerazione, la valorizzazione di quella produzione generata che il mercato non sa riconoscere. Quindi sono tutti tentativi, sia da un lato l'economia circolare, sia dall'altra il tema dell'impatto sociale, ripeto, sono la stessa cosa, complementare, integrata, sono tentativi di innovare il modo in cui è concepita la produzione. E quindi è una nuova forma di economia che emerge. Una nuova forma di economia che riesce innanzitutto a sopperire ai fallimenti di mercato dell'economia tradizionale, da un lato, dall'altra a creare nuove prospettive, nuove opportunità di tenere insieme sviluppo economico e coesione sociale. Ma dentro la coesione sociale non può non esserci, diciamo, l'aspetto ambientale. Cosa fondamentale che mi sento di integrare a quello che diceva prima Silvano è che dobbiamo andare anche un po' sulle determinanti, cioè sui motivi che spingono, che hanno prodotto questo tipo di orientamento da parte delle organizzazioni. Anche io, come lui, ho partecipato spesso ai vostri incontri, a Spello, a tantissimi altri incontri territoriali, eccetera. Quindi l'aspetto però che abbiamo sempre notato, ovviamente non da solo, grazie al supporto di chi conosce, come Carlo, Riccardo e tutti gli altri, conosce questo mondo molto meglio di me, perché diciamo, è il mondo in cui nascono, crescono e lavorano quotidianamente. L'aspetto peculiare qual è? È che però gran parte di queste organizzazioni sono state portate a ragionare sulla minimizzazione del costo, perché messe dentro un sistema di relazioni, soprattutto con la pubblica amministrazione, che le costringe a proporre sempre
offerte, candidature, progetti, no? Quelli che venivano citati anche prima, che dentro abbiano il minor costo possibile. E allora, considerando il valore generato alla stregua, diciamo, del costo di ciò che ha prodotto quel valore, non di quanto genera, di che impatto ha quello che viene prodotto, allora, nel momento in cui, quando fanno un budget, quando si fa un budget, quando si chiede alla pubblica amministrazione che valore ha quello che sto facendo, l'unico criterio che la pubblica amministrazione in questo momento riconosce è il criterio del costo. Tant'è vero che nei budget dei progetti non mettiamo il valore che andiamo a generare, mettiamo la somma dei costi unitari necessari per generare quel valore, cosa che non ha niente a che vedere con la produzione di valore sociale. E questo, diciamo, il punto. Allo stesso modo, quando si devono rifornire, quando sono dentro delle catene di fornitura, dentro delle filiere, dovranno scegliere, potranno scegliere, quando hanno relazioni con la PA, non il fornitore che ha il rating di sostenibilità, in questo caso dal punto di vista più alto, ma dovranno scegliere quel fornitore che garantisce il maggior livello di efficienza rispetto al costo. Allora, il lavoro congiunto, che io vedo di grandissima prospettiva, veramente con un potenziale enorme, è quello di costruire un doppio livello di consapevolezza. Un livello di consapevolezza interno alle organizzazioni, anche sfruttando il cavallo di Troia, diciamo, della strumentalità. Un livello di consapevolezza esterno alle organizzazioni attraverso il sistema di relazioni in cui queste organizzazioni sono coinvolte. Cioè, se non abbiamo un meccanismo, diciamo, di riconoscimento della mutazione delle scelte che fa l'organizzazione, nel concreto, quando decide di lavorare con fornitori con un rating alto, qualcuno all'esterno con cui ha relazioni, tipo una pubblica amministrazione, tipo una centrale di committenza, e Silvano sa meglio di me, no? Anzi, io mi ispiro a lui quando parlo di queste cose, perché sul Green Public Procurement, ad esempio, è uno dei precursori in Italia. Però, quando loro hanno a che fare con la pubblica amministrazione e devono scegliere il fornitore, e non sempre gli viene riconosciuta la scelta di preferire il fornitore con un rating alto. Allora, il mio invito è a lavorare su un doppio livello di costruzione di consapevolezza. Una interna, per aumentare l'intenzionalità delle organizzazioni a far propria, a vedere come il proprio habitat naturale, no? Quello dell'integrazione fra la sfera sociale ed ambientale. Nello stesso tempo, parallelamente, dobbiamo lavorare affinché l'ecosistema con cui queste relazioni, diciamo, in cui sono immerse, riconosca questa scelta, premi questa scelta e valorizzi quel maggior valore che queste scelte producono. Allora, quello che stiamo provando a fare con con l'impatto sociale è esattamente questo. Cioè, non solo costruire ma sempre più orientamenti, no? Dalla strategia all'operatività, interni alle organizzazioni, rivolti, no? All'impatto di ciò che facciamo, più che alla compliance di ciò che facciamo, all'adempimento di ciò che facciamo, quindi all'output, no? Non solo questo, ma anche provando a dare segnali agli interlocutori delle organizzazioni rispetto a che valore sarebbe giusto attribuire, e aggiungo, non solo sarebbe giusto, ma sarebbe conveniente attribuire a ciò che queste organizzazioni producono. Questo è il passaggio, secondo noi, decisivo, perché se riusciamo a dare un valore a quanto sarebbe giusto e conveniente remunerare le scelte che vanno verso la sostenibilità, le scelte in termini di modalità produttive e di comportamenti organizzativi, che noi nella piattaforma Open Impact teniamo in due ambienti, perché vogliamo dare evidenza sia di quello che fanno le organizzazioni, quindi delle attività, e quindi dell'impatto delle attività, che poi chiamiamo progetti, programmi, politiche, servizi, sia del valore invece generato dal modo di stare al mondo e quindi dai sistemi biologici delle organizzazioni, quindi questi due comportamenti organizzativi da un lato, attività che svolge l'organizzazione dall'altro, e ovviamente potendole intrecciare quando vogliamo, ma facendo capire quando hanno dei
chiamiamoli comportamenti virtuosi dal punto di vista della sostenibilità, quando hanno questo tipo di comportamenti per il mondo attorno all'organizzazione, per l'ecosistema, che benefici si generano? Siamo in grado di misurarli, e se siamo in grado di misurarli, siamo in grado di accostare a questo un valore anche finanziario che spiegherebbe la convenienza da parte di questi interlocutori a investire su quei comportamenti lì e quindi a incentivare quei comportamenti piuttosto che i comportamenti tradizionali di minimizzazione del costo, che però scarica sull'esterno, sulla sfera ambientale e sociale, le cosiddette esternalità. Se vogliamo, da un punto di vista semantico, il concetto di impatto consiste nella internalizzazione dell'esternalità. Cioè, mentre prima lo consideravamo un'esternalità, un effetto all'esterno, che produciamo all'esterno e non sappiamo più quanto, non dipende da noi, o meglio, dipende da noi ma non è nostra responsabilità, adesso invece c'è un processo di corresponsabilizzazione rispetto a questo che si scarica verso l'esterno, di misurazione di questo, e nel momento in cui diventa intenzionale dell'organizzazione non è più un'esternalità, diventa un impatto. Allora, questo è il passaggio fondamentale dal mio punto di vista. E se io spero, anzi vorrei proprio su questo lavorare molto con Silvano, e magari ci riserviamo anche un momento, perché se riuscissimo anche da parte nostra ad integrare sempre di più questi approcci, io credo che la potenza di quello che andiamo a proporre, ripeto, anche dal punto di vista della convenienza economica da parte degli altri player ad investire per incentivare i comportamenti verso la sostenibilità, questo ci darebbe la possibilità di creare degli schemi finanziari, che poi è tutto il mondo della finanza d'impatto, è tutto il mondo degli investimenti ad impatto, che stanno sollecitando e spostando enormi dotazioni, allocazioni finanziarie dai titoli tradizionalmente ancorati ai rendimenti sul profitto verso nuove forme di titoli che sono invece ancorate a quanto ci si muove verso la sostenibilità. E l'impatto non è nient'altro che il metro che ci dice quanto ci si sta muovendo effettivamente verso la sostenibilità e con che valore poter commisurare questo spostamento verso la sostenibilità. Non a caso la teoria che c'è dietro si chiama teoria del cambiamento, e il cambiamento è proprio il cambiamento verso approcci più sostenibili. Mi fermo perché penso di aver esaurito il mio tempo, e però rinnovo questo invito, è un invito per niente retorico, molto concreto, e su questo poi mi faccio anche io, diciamo, carico di portare avanti l'interlocuzione. Vai Marco. Grazie Luigi, Marco, grazie. Mi sentite? Funziona l'audio? Assolutamente sì. La condivisione dello schermo anche, vedete le slide? Sì. Perfetto. Allora, noi qua vi spiego gli step di come stiamo procedendo per la valutazione dell'impatto sociale del progetto. Noi siamo partiti con l'analisi del quadro logico del progetto, con gli obiettivi generali specifici, i risultati e l'attività definite in fase di candidatura. Successivamente a questa analisi è stato possibile elaborare il primo modello di valutazione, composto da il cambiamento da misurare e valutare, che è poi esplicitato in singoli outcome, e abbiamo poi classificato questi cambiamenti per categoria, cioè se erano cambiamenti che incidevano sulle persone, i destinatari diretti, sulla singola comunità di riferimento o sulla collettività. Quando qui leggete tipologia di outcome, hard, cashable e soft, vuol dire che il cambiamento è stato selezionato e attribuito in base al valore che andava a misurare e valutare, cioè per dati soggettivi si parla di cambiamenti soft, per dati invece oggettivi cambiamenti hard, e per dati cashable invece quei cambiamenti che generano direttamente anche un impatto economico-finanziario misurabile. Tutti questi cambiamenti poi noi li abbiamo collegati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e anche alle dimensioni del benessere equo e sostenibile dell'ISTAT. Ogni cambiamento, ogni outcome viene misurato attraverso un indicatore, e stiamo anche attribuendo, collegando ad ogni outcome una proxy finanziaria, cioè quello che diceva prima Luigi, una possibile traduzione in metrica finanziaria dell'impatto generato.
Questo primo modello poi noi l'abbiamo sottoposto al lavoro di co-design che è stato fatto lunedì scorso, il 23 marzo, e al co-design abbiamo fatto un co-design in modalità webinar, abbiamo poi elaborato un format per ricevere eventuali segnalazioni e integrazioni, e oggi vi presenterò già il modello di valutazione e integrato con le segnalazioni ricevute. Quindi noi ad oggi siamo arrivati al punto 3. Ora, quali sono i prossimi step? Ci sarà da definire l'impatto atteso del progetto per ogni cambiamento individuato, e questo verrà fatto con i partner di progetto e il comitato scientifico. E successivamente elaboreremo gli strumenti per la raccolta dati, perché ogni indicatore avrà una survey, una call o un focus group per rilevare quei dati. E procederemo con la somministrazione di questi questionari per costruire i primi dati di baseline, cioè i dati di partenza del progetto, sia lato organizzazioni che lato destinatari diretti. E una parte di questi dati la possiamo già avere grazie al questionario numero 2 che ha prima mostrato Sergio. E procederemo poi infine ad una misurazione e valutazione sia a fine progetto, ma anche una valutazione a 6 mesi dalla fine del progetto. E ciò ci permetterà, quindi avendo i dati di inizio e di fine progetto, di misurare l'effettiva addizionalità dell'impatto generato e anche compararlo con l'impatto atteso definito al punto 4. Io in questo materiale, che poi tutto verrà caricato comunque nella vostra area utente della piattaforma, ho inserito gli obiettivi generali da cui siamo partiti, che erano inseriti in fase di candidatura nel formulario, che sono 2, con i goal degli SDG collegati, che sono lo sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nelle comunità di persone in condizioni di fragilità mediante iniziative di economia solidale circolare, e riguardano il goal 8, buona occupazione e crescita economica, e il goal 10, ridurre le disuguaglianze. E il secondo, che è affermare un modello sostenibile di produzione e consumo, e che riguarda il goal 12, consumo responsabile. Questo ci servirà anche a comparare poi con i goal di sviluppo sostenibile che emergono invece dal collegamento con le aree di outcome che noi abbiamo mappato ed inserito. Collegati a questi 2 macro obiettivi generali ci sono 12 obiettivi specifici, e i più importanti comunque riguardano aumentare le opportunità di inserimento sociolavorativo per le persone svantaggiate, l'incremento della consapevolezza e la sensibilità dell'opinione pubblica, e allargare la rete degli stakeholder, e quindi si collega anche all'obiettivo 1 di promuovere delle partnership all'interno del mondo del terzo settore. E abbiamo poi fatto una sorta della mappatura dei primi stakeholder, che sono i destinatari inseriti in fase di candidatura, che potete trovare nelle slide. Quindi, per quanto riguarda il co-design che abbiamo fatto per la valutazione di impatto, hanno partecipato 30 organizzazioni, di queste 12 hanno compilato il form e ci hanno inviato i loro feedback, per un totale di 45 osservazioni ricevute. Noi l'abbiamo un po' suddivisi in delle categorie che riguardano 7 osservazioni sono riguardano nuovi outcome, nuovi cambiamenti da mappare. 12 invece riguardavano outcome già inseriti, ma nuove modalità per misurarle, come misurare quel cambiamento, quindi un'integrazione dal punto di vista degli indicatori. 10 osservazioni riguardavano invece lo strumento di raccolta dati, quindi si concentravano proprio sulle domande del questionario da fare per poi rilevare il dato dell'indicatore. Come diceva prima Sergio, 6 osservazioni riguardavano invece il modello, le dimensioni, le 4 dimensioni di economia circolare del questionario numero 2, e 10 invece osservazioni erano più di carattere generale. Di queste 45 osservazioni, 16 osservazioni sono state integrate nel modello di valutazione. Nelle slide vi ho riportato anche le dimensioni di economia circolare con le 18 sottodimensioni che noi facciamo riferimento comunque a questo framework all'interno del nostro modello di valutazione,
che ora vi presento, che è composto da 5 aree di outcome, 12 outcome, quindi singoli cambiamenti da valutare, e 21 indicatori. La prima area di outcome riguarda l'inclusione lavorativa di persone in condizioni di fragilità e presenta 3 outcome differenti. Uno è l'incremento dell'occupazione, con il numero di persone che viene inserita in un percorso lavorativo, abbinando pratiche di economia circolare a percorsi di inserimento sociolavorativo. Ed era arrivata una domanda durante il co-design. Noi andremo naturalmente per questo indicatore a valutare e misurare non solo il numero di persone, ma anche la tipologia e la durata del percorso lavorativo, perché questo potrà avere poi una diretta traduzione in metrica finanziaria, una ponderazione diversa a livello di impatto in base alla tipologia di percorso lavorativo attivato. Il secondo outcome è maggiore soddisfazione sul lavoro. Il numero quindi di persone che dichiara di sentirsi soddisfatto riguardo al lavoro svolto, entrando anche nel merito del valore e del senso del proprio lavoro, anche questa è un'indicazione che veniva suggerita da Open Group. E il terzo outcome, maggiore esperienza lavorativa e prospettive di lavoro. E l'indicatore, noi avevamo pensato all'inizio solamente al numero di persone che dichiara di essere più pronta per il mondo del lavoro, anche andando a valutare, misurare le attestazioni di risultati conseguiti. Abbiamo inserito qui un secondo indicatore suggerito, che è l'incremento e la valorizzazione delle competenze trasversali, quindi delle soft skills. La seconda area di outcome invece riguarda l'inclusione sociale di persone in condizioni di fragilità. Anche quest'area presenta 3 outcome. La prima è maggiore fiducia e autostima. La seconda è maggiore partecipazione attiva alla vita sociale dell'organizzazione. Noi avevamo inserito in primis il numero di persone che dichiara di sentirsi attivamente coinvolto nella vita sociale dell'organizzazione, andando a rilevare sia un dato soggettivo sia un dato oggettivo, quindi con l'indicazione delle occasioni, eventi, attività a cui partecipa. E poi abbiamo inserito, sempre con un'integrazione del co-design, il numero di persone in condizioni di fragilità con profili di ruolo definiti all'interno dell'organizzazione. L'ultimo outcome per quanto riguarda l'inclusione sociale riguarda il miglioramento della qualità della vita, quindi il numero di persone che riferisce di sentirsi meglio mentalmente, indicando non solo dati soggettivi ma anche dati oggettivi di partecipazione a occasioni di socialità, e il numero di persone che dichiara di aver ridotto l'accesso ai servizi sociosanitari o di assistenza psicologica. E anche qui c'è è possibile tradurlo in metrica finanziaria semplicemente, e può avere, è uno di quei cosiddetti outcome cashable. La terza area di outcome è relativa invece ai comportamenti ecosostenibili e alla cittadinanza attiva, e vi sono 5 outcome collegati. Il primo è l'aumento dei comportamenti ecosostenibili, il secondo è l'aumento dell'impegno per le questioni ambientali. Qui andremo ad indagare anche quali e quante azioni sono state messe in campo per i diversi ambiti di economia circolare individuati. Abbiamo inserito, dopo un suggerimento attraverso il co-design, il maggior accesso a prodotti ecosostenibili per fasce di popolazione a basso reddito. Quindi un numero di persone che dichiara un maggior accesso a prodotti ecosostenibili, e indicando la tipologia e la quantità di prodotto acquistato, e andando anche a misurare la differenza di prezzo praticato, quindi il maggior accesso a questi prodotti. La maggiore consapevolezza sulle questioni ambientali, ed è stato inserito anche maggiore partecipazione alle attività dell'organizzazione o delle reti nella comunità di riferimento, andando a misurare l'incremento di questa partecipazione e quindi il numero di partecipanti. Poi, per quanto riguarda invece gli enti del terzo settore direttamente coinvolti nel progetto, abbiamo pensato a quest'area di outcome che riguarda i modelli organizzativi solidali e circolari, e 3 aree di outcome collegate, che sono il rafforzamento delle capacità e delle conoscenze sui temi dell'economia circolare, quindi capacity building, con un focus sulla creazione di figure professionali legate all'economia circolare nei progetti di inserimento lavorativo, l'implementazione di modelli di produzione di valore sostenibili sia da un punto di vista sociale che ambientale, e quindi come questi vengono incorporati all'interno delle attività, dei progetti, dei servizi, dei processi, delle organizzazioni, andando anche, qui vedete 2 indicatori, il secondo è che anche l'abbiamo un obiettivo emerso dalla lettura del progetto, il numero di organizzazioni che si orienta maggiormente al mercato privato fuori da meccanismi pubblico assistenziali, quindi una maggiore diversificazione delle entrate.
Il terzo invece riguarda una maggiore attenzione all'ecosostenibilità e anche qui andando a misurare le iniziative messe in campo dalle organizzazioni riguardanti sempre quegli ambiti e le sottodimensioni del modello di economia circolare. L'ultimo outcome che riguarda più la categoria di outcome collettività riguarda, l'abbiamo chiamata fertilizzazione, cioè come il progetto incide su anche attori non direttamente coinvolti, che sono l'influenza sulle politiche pubbliche, quindi andando a misurare e valutare le proposte di legge, iniziative pubbliche, la promozione di bandi etici ambientali e anche se ha un'influenza su una diversa e migliore allocazione delle risorse pubbliche. Poi l'influenza sulla decisione degli attori locali privati, che siano ETS o for profit, anche di altri settori produttivi, e quindi il numero di queste organizzazioni che adotta dei principi del modello ES, che poi andranno definiti quali principi e che cambiamento generano per l'adozione di questi principi. E poi ci siamo concentrati invece su due livelli di rete, cioè una maggiore partecipazione a reti locali già esistenti, quindi una migliore qualità delle relazioni, e abbiamo fatto degli esempi qui, quindi la coproduzione di attività e servizi erogati in modo collettivo, una coprogettazione, una condivisione maggiore di spazio, un maggior coinvolgimento degli stakeholder, oppure proprio una creazione di nuove reti locali, quindi la creazione di nuove relazioni. Tutto questo noi l'abbiamo poi, e noi siamo un software di business intelligence che verrà poi caricato all'interno della vostra area utente della piattaforma, qui invece vedete solamente una foto, e perché per ogni area di outcome qui potete vedere quale categoria di outcome su quale categoria di outcome incide, quindi persone, comunità e collettività, e la tipologia, cioè se sono outcome più qualitativi che fanno riferimento a dati oggettivi, quindi hard, e se hanno una diretta traduzione in metrica finanziaria, cashable. Ora, questo link lo troverete all'interno della sezione della piattaforma e potete vedere anche per ogni area di outcome andare a vedere su quale categoria di outcome fa riferimento, quindi fertilizzazione più collettività e comunità, e su per esempio inclusione sociale di persone in condizione di fragilità riguarda tutta la persona, quindi il destinatario diretto, e potete vedere anche la tipologia di outcome collegato, quindi se ha maggiore traduzione in metrica finanziaria o se fa riferimento a dati più qualitativi. Inoltre troverete qui in questa visualizzazione tutte le aree di outcome con gli indicatori e con le possibili proxy finanziarie, quindi le possibili traduzioni in metrica finanziaria per integrare la parte di valutazione di impatto. Non traduciamo tutto in metrica finanziaria, è un plus aggiungere una possibile traduzione in metrica finanziaria del valore sociale generato. Quindi parallela alla parte di misurazione e narrazione dell'impatto sociale generato ci sarà anche una possibile traduzione in valore economico, e per ogni proxy finanziaria ci sarà la fonte della proxy, da dove deriva quel dato e il valore. E successivamente qui invece potete vedere il collegamento di tutti i cambiamenti generabili dal progetto con i goal di sviluppo sostenibile dell'ONU, e ritornano quegli obiettivi di sviluppo sostenibile inseriti in fase di candidatura, quindi anche con la mappatura delle aree di outcome ritorna il goal 12 e il goal 10, quindi consumo e produzione responsabile, ridurre le disuguaglianze sono i principali goal. Ma c'è anche evidente il goal 8, quindi per l'inclusione lavorativa, il lavoro dignitoso e crescita economica, e poi altri goal comunque sono la partnership per gli obiettivi, quindi riguarda più questo riguarda l'area di outcome fertilizzazione, e quindi gli impatti che hanno sul decisore pubblico o su altri settori produttivi e la creazione di reti. E abbiamo fatto lo stesso per le dimensioni di benessere ecosostenibile dell'Istat, con le due dimensioni principali, che per il 35% degli outcome, il 25% degli outcome, che sono ambiente, la dimensione 10, e la dimensione 8, benessere soggettivo. Quindi, fino ad ora vi ho mostrato il modello di valutazione del progetto ESC, cioè degli impatti generabili dal progetto.
tramite la piattaforma Open Impact abbiamo deciso anche di focalizzarci sulla dimensione organizzativa, un po' riprendendo il discorso che faceva prima Caterina, quindi senza concentrarci solamente sui cambiamenti economico-sociali generabili dal progetto, ma anche andando ad indagare come vengono generati e da chi. Quindi noi abbiamo predisposto due questionari all'interno della piattaforma, che uno riguarda, uno si chiama S Quadro Early Stage e riguarda più che tipologia di dati misurano già e valutano le organizzazioni, quindi la valutabilità dell'impatto di queste organizzazioni e che percezione di sostenibilità economica hanno della propria organizzazione. Il tool e lo strumento invece per andare ad indagare e misurare l'impatto sociale dell'organizzazione è IS Quadro Advanced, che ad oggi presenta 6 dimensioni, che sono sostenibilità economica, promozione dell'imprenditorialità, valorizzazione del capitale umano, resilienza occupazionale, relazione con la comunità e territorio e conseguenze sulle politiche pubbliche, e ad ogni dimensione sono collegati determinati indici. L'obiettivo con il progetto ESC è anche andare ad integrare questo strumento, fare un co-design proprio per aggiungere indici, aggiungere dimensioni, modificare lo strumento in base al rispondente, se è un'impresa sociale, se è un'associazione, e questo verrà fatto verrà sperimentato nei casi studio. Quindi una prima sperimentazione potrà essere fatta andando ad integrare la griglia di valutazione dei casi studio. Io poi ho inserito qua a fine delle slide che vi invieremo il link alla piattaforma Open Impact, perché nella vostra area utente, quando vi registrerete, verranno via via caricati tutti i materiali del progetto, compresi i materiali del co-design e i materiali della valutazione di impatto. E la piattaforma, quindi, una volta avuto l'accesso, ora avrete IS Quadro Early Stage, già è stato abilitato per la prima compilazione, verrà successivamente abilitato anche la compilazione dello strumento Advanced, e ci sarà poi un box dove potrete trovare tutti i materiali della valutazione di impatto e non solo, anche il dossier, tutti i materiali che verranno elaborati via via. Marco? Eccomi, scusa se ero andato là. Sì, questa sarà la slide finale. Perfetto, no, su questo tema degli stage e la partecipazione ai questionari, chiaramente le organizzazioni coinvolte riceveranno una comunicazione. Adesso forse solamente una cosa che noi abbiamo poi... Stiamo inviando ora una survey agli enti del terzo settore, per chi vuole partecipare, sugli impatti che sta avendo l'emergenza Covid-19 sugli ETS e le risposte che stanno mettendo in campo gli ETS. Vi invierò poi il link, lo metterò anche a fine slide, se volete partecipare vi ringrazieremo. Benissimo, grazie. Allora adesso è il momento di Carlo De Angelis, che diventa relatore e quindi può condividere lo schermo, diciamo, per l'ultimo intervento degli interventi programmati. Sì, un attimo che mi organizzo. Vedete? Sì, sì, assolutamente, però non vediamo ancora lo schermo. Per condividerlo devi cliccare schermo fra i comandi che hai in alto. Tutti i materiali saranno poi pubblicati e condivisi con i partecipanti. Aspetta, Prego. Dove sta il coso? No. Allora. No, te l'ho mandati però. Sì, certo.
però è meglio se li condividi tu. In alto dove scegli fra l'audio e il video, in mezzo c'è anche un simbolo di uno schermo, nei comandi di GoToMeeting. Tu lo clicchi, adesso hai la possibilità di condividere lo schermo. Camera, Carlo. Altrimenti lo faccio io, però è più semplice. Va bene, aspetta. Fallo te. No, non lo trovo. Un attimo. Solo un secondo, scusate. Beh, tanto inizio prima del... Prego. Che risolviamo questo problema, tanto non è poi fondamentalissimo. No, la prima questione è che secondo me con questa conferenza abbiamo dato un botto di input e stimoli, quindi immagino che le persone siano rimaste un po' bombardate, diciamo, da una serie di informazioni che non gli abbiamo dato, però le volevo anche rassicurare, perché vedi che va benissimo, eccolo qua. E le volevo rassicurare perché gli argomenti trattati saranno sicuramente ripresi in altre situazioni, quindi nel percorso del progetto ci saranno sicuramente elementi di approfondimento o occasioni di approfondimento di tutte le questioni che abbiamo affrontato. Prima di rubarvi 5 minuti su che cosa sarà il futuro del progetto, quali sono le azioni del progetto futuro, volevo solo agganciarmi al fatto che proprio le azioni che andremo a sviluppare nel futuro tengono conto di alcune debolezze che sono state messe in rilievo, soprattutto poi quelle espresse da Silvano Falocco, in considerazione del fatto che c'è una debolezza proprio del CNCA nell'acquisizione del rapporto strategico tra il lavoro sociale che noi facciamo e l'ecologia. Quindi pur noi ragionando intorno al tema giustizia sociale, giustizia ambientale, ormai da anni pensiamo che il primo iniziativa di Spello l'abbiamo fatta su questi temi nel 2013, abbiamo sicuramente però un ritardo, diciamo, e lo dimostrano bene proprio i dati emersi dalla ricerca che ha presentato Sergio. Quindi gli elementi a partire da questo, noi dovremmo riuscire a recuperare questo gap che abbiamo, a partire anche da alcune azioni che abbiamo messo in cantiere proprio nel progetto. Se andiamo avanti, vediamo il cronoprogramma. Hassan, se clicchi, ok, il cronoprogramma delle attività. Diciamo che le prime attività che sono partite sono appunto quelle della ricerca. Poi inizierà a breve un'attività di formazione e conseguentemente un'attività di interventi territoriali. Se va avanti, vediamo a che livello stiamo nell'azione ricerca. In particolare abbiamo fatto già un'indagine online, che è quella presentata da Sergio prima, con i due questionari. Faremo un'analisi, 7 casi di studio a cui applicheremo, che sono già stati individuati questi casi di studio, che nel periodo aprile-maggio, forse anche giugno, andremo, se ci sarà consentito, a vederli di persona, a toccare con mano questi casi di studio, se no altrimenti dovremmo fare tutto tramite online, e questi casi di studio saranno valutati sulla base dei sistemi, diciamo, di valutazione che ha rappresentato prima Marco. Ma oltre a questi stiamo lavorando su questa griglia di cui accennava anche Silvano, che è una griglia che di interpretazione e valutazione delle dimensioni tanto dell'economia solidale che dell'economia circolare. È stato ben rappresentato da Caterina nell'intervento introduttivo che cosa intendiamo noi per economia solidale. Ecco, i casi di studio saranno valutati anche secondo questi criteri. Poi ad aprile avremo la stesura definitiva del dossier documentale e inizieremo a ragionare, in particolare con Silvano Falocco, sull'elaborazione delle linee guida per le esperienze di economia solidale circolare, uno strumento, quindi le linee guida, che ci permetterà di seguire la seconda fase, quella
in particolare della formazione, ma anche del sostegno delle iniziative territoriali. Andiamo all'altra slide. Oh, la formazione. Noi dovremmo iniziare appunto ad aprile un'attività di formazione che rappresenta esattamente il nodo di cui si diceva prima. Siamo un po' mancanti, deboli sul piano della consapevolezza di che cosa significa economia solidale circolare e che cosa significa in termini anche di cambiamento degli atteggiamenti delle nostre organizzazioni e delle attività produttive delle nostre organizzazioni, tenuto conto che noi non ci rivolgiamo solo alle cooperative di tipo B che fanno produzione e inserimento lavorativo, ma ci rivolgiamo al complesso del lavoro sociale. Allora, oggi è il seminario, di fatto è il seminario formativo iniziale. Avremo una distribuzione, almeno per quanto riguarda il CNCA, di diversi moduli di formazione divisi per aree territoriali. E questi moduli di formazione, ogni modulo sarà di 4 ore, questi moduli affronterà esattamente i temi che abbiamo attraversato oggi, quindi che cos'è per noi e come ci organizziamo a fare economia solidale circolare, quali strumenti di valutazione di impatto sociale mettiamo dentro, quali sono le dimensioni dell'economia circolare che noi andiamo a attivare nella nostra organizzazione. E poi a conclusione ci sarà il seminario finale di un'intera giornata, speriamo questo sì assolutamente di farlo in concreto vedendoci e abbracciandoci. Scusa Carlo, perdonami, solo un'indicazione, chiaramente ci sono 4 moduli per il centro e 4 moduli per il sud, c'è un piccolo refuso. Hai ragione, mi sono scordato il sud. Strano, se vuoi fare il leghista di centro, dillo. Mi sono scordato quello, però quello devo dire è il taglia incolla che ti frega. Vabbè, e tutta l'attività formativa comunque durerà da maggio a dicembre. E possiamo andare avanti, che è l'ultima slide. Sì, ne approfitto per dire che comunque probabilmente il seminario finale non sarà a gennaio, ma tutti i progetti ministeriali sono slittati e ci saranno delle proroghe a causa del coronavirus, quindi avverrà a fine progetto, che sarà probabilmente a marzo dell'anno prossimo. Ok, dopodiché parallelamente alla formazione saranno avviate delle sperimentazioni, qua parlavamo all'inizio nel progetto, sono previsti 10 interventi di economia solidale circolare con tutoraggi degli inserimenti sociolavorativi, cioè di processi di inserimento sociolavorativo di persone svantaggiate o di disagio sociale. E probabilmente ne saranno di più di questi interventi. Questi interventi saranno non solo monitorati e seguiti attraverso delle persone indicate da CNCA per aree territoriali, che daranno anche non solo svolgeranno la funzione di organizzare la formazione nelle aree territoriali stesse, ma anche daranno un minimo di consulenza ai gruppi sulla sperimentazione che metteremo in campo. Terza e ultima azione di questi interventi territoriali sarà la possibilità, l'obiettivo è quello della costruzione di partnership territoriali, ovvero di costruzione di intese territoriali sull'economia solidale circolare, proprio perché noi abbiamo ragionato in termini di un progetto che sia non solo rivolto alle attività interne ai nostri gruppi, ma anche rivolto in termini di contaminazione, sensibilizzazione del territorio, e quindi ci aspettiamo che dal progetto escano fuori anche nuove progettualità o nuove intese territoriali con partner nuovi esterni. E questo chiude la mia relazione. Grazie Carlo. Non sono arrivate domande sulla chat durante le varie relazioni, se non alcune a cui abbiamo già risposto, relative a dove saranno disponibili i materiali e altre informazioni tecniche.
Quindi non so se vogliamo provare ad aprire chiedendo la parola sempre prima sulla chat, aprire un attimo il confronto, la discussione, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande in diretta adesso. Vi prego di prenotarvi sulla chat. Ci sono interventi. Mardelli, vuoi intervenire? Ah, no. Sei apparso, pensavo. Allora, c'è una prima domanda da Alessandra che può anche formulare lei accendendo il microfono e il video, per favore. Ci si prenota con il nome. Sì, non so se si è attivato anche il video, comunque no, era una prima domanda tecnica, non ho capito se alla piattaforma possono accedere, chi può accedere, se solo i gruppi che hanno aderito al progetto o anche chi poi subentra appunto in queste sessioni seminariali. Se vuole rispondere Carlo o Marco Biazzo, forse Carlo. Altrimenti ci provo io. Il tema è quello di non rimanere ancorati soltanto al progetto ESC e quindi assolutamente sul portale sono sollecitate a iscriversi tutte le organizzazioni del CNCA, perché il percorso andrà poi anche oltre il progetto ESC. Mentre per i partner di progetto sono quelle le realtà che sono coinvolte nel progetto ESC. Quindi per CNCA assolutamente tutte le organizzazioni, per i partner di progetto in questo momento le organizzazioni coinvolte nel progetto ESC. Poi sì. Un'altra domanda a Carlo in particolare, rispetto a quest'ultima cosa dei patti, no? Dello sviluppo di patti con realtà, diciamo, dentro o fuori del CNCA. Noi per esempio in Puglia avevamo appena attivato un progetto della durata di 6 mesi della regione con il bando Puglia Partecipa, dove abbiamo creato appunto una rete, però abbiamo fatto a tempo a fare un primo incontro e poi abbiamo dovuto bloccare tutto. Allora ritenevo interessante, perché il tema è la partecipazione anche intorno ai beni comuni, nello specifico una struttura che gestiamo, un ex mattatoio destinato appunto alle politiche giovanili. Quindi volevo capire poi come ci si può raccordare eventualmente, anche perché un obiettivo, un output è proprio anche lo sviluppo di un patto territoriale sia con i partner attuali ma anche con altri partner. Carlo? Sì, l'obiettivo l'obiettivo uno degli obiettivi del progetto è esattamente quello di tentare una sensibilizzazione sul territorio in maniera più ampia. Quindi sollecitiamo il fatto che AESC sia un'occasione per rilanciare progettualità territoriali. Va benissimo quello che voi state facendo, lo metteremo come uno dei risultati del progetto, insomma, quindi questo va sicuramente ampliata e diffusa questa pratica, insomma. Poi durante il progetto definiremo meglio che cosa, anche quali sono gli elementi, diciamo, più significativi di questa azione di sensibilizzazione all'esterno, tenuto conto che dovremmo avere anche tutta una misura di
promozione, di comunicazione, una sorta di tour, ne parlava prima anche Cittadinanza Attiva, perché loro dovrebbero svolgere anche questa funzione che andrà di pari passo, insomma, anche alla possibilità di costruire questi strumenti di patti territoriali o comunque partnership significative per lo sviluppo dell'economia solidale e circolare nei territori. Ok, grazie. Prego. Grazie, c'era prenotato Riccardo De Facci, prego. Sì, se c'era qualche altra domanda, perché adesso Alessandra mi ha dato un'occasione. Il ragionamento, come credo abbiate colto tutti, per cui oggi è un primo appuntamento che probabilmente proveremo a mantenere con una certa continuità proprio rispetto alla riflessione. Capite che in questo momento il progetto, ve l'abbiamo presentato con questi elementi, eccetera, ha ambizioni molto più alte. Come sempre, come ce ne chiama Cittadinanza Attiva e la coordinamento di comunità raccogliente ci insieme stiamo ragionando, è chiaro che se mettiamo insieme un livello che è quello di una trasformazione del nostro ruolo, come diceva Caterina, rispetto a un tema di rapporto con tutto il tema dei beni comuni e del ruolo che noi possiamo avere. Questo ci porta, e sarà il livello, come dire, complementare di processo del progetto, ad esempio a stringere maggiormente con alcuni reti di collaborazioni rispetto ad altre entità. Sicuramente rispetto a tutto il tema ecologico, eccetera, ma stiamo parlando anche della Fondazione per il Riuso dell'Italia, visto che Alessandra stava ragionando di questo, stiamo parlando della Fondazione sulle Diseguaglianze. Il ragionamento è che è chiaro che il progetto in quanto tale aprirà rispetto a dei riferimenti di politica sociale importante per il CNC, non soltanto, perché uno dei ragionamenti che attraverso Marco l'ha rappresentato molto bene, anche l'impatto sociale, per come noi lo stiamo presentando e inserendo in questa situazione, ma poi in maniera più ampia, non è solo dovuto all'impatto sociale della riforma del terzo settore, ma è come provare a coniugare il tema dell'impatto sociale su alcuni temi molto precisi, non solo economici, ma anche di trasformazione del rapporto con alcune utenze, del lavoro sociale, e quindi diamo per scontato, però poi ragioniamoci, che per noi un sviluppo importante del progetto è anche il tema di quali eventuali ricadute territoriali, oltre ai gruppi con i quali andremo a fare uno studio di caso, quale avvio di processi noi vogliamo mettere in campo proprio a partire da questa elaborazione molto delicata, con un'idea, la lancio domani, ne parleremo come Consiglio nazionale, questo lavoro di ESC si connetterà probabilmente a una proposta che, soprattutto legata a questo momento, al tema di risorse che arrivano sul territorio, al nostro ruolo, di un laboratorio sulle politiche sociali e sul lavoro sociale che lanceremo. Allora capite che qui abbiamo alcuni contenuti e alcune proposte, abbiamo alcune reti e alcune collaborazioni, alcune riflessioni di livello nazionale, ma come diceva anche Carlo rispetto alla domanda di Alessandra, diventa decisivo per il CNCA quanto questi stimoli poi diventano implementazione territoriale. E quindi ESC, come per altri progetti abbiamo provato, non avevamo Cittadinanza Attiva, però la CICASI, eccetera, come abbiamo fatto per giustizia riparativa e per altri temi, vuole essere quasi un volano che aiuta i gruppi a riflettere su alcuni aspetti evolutivi che in parte stanno già facendo, eccetera. Ma anche, questo sarà un nodo importante, come riusciamo a far ricadere sui processi di sviluppo dei nostri gruppi, permettetemi, lo leggo così anche se un po' allarga, ma era solo per darvi un elemento di prospettiva, anche rispetto a dei ragionamenti che sarà il nostro rapporto con quello che dovrebbe essere un diverso rapporto con la povertà che alcuni investimenti ci stanno proponendo. Quindi, territoriale sì, accompagnamento certo,
sarà un lavoro importante, riscrittura del tema legato ai modelli del lavoro sociale, non solo assistenziale e non solo di accoglienza, sì, probabilmente il pezzo ulteriore di ricaduta lo scriveremo insieme ai presidenti regionali e ai vari gruppi sui territori. Grazie. Non mi sembra che ci siano altre richieste di intervento o domande. In ogni caso rimane sempre la disponibilità degli indirizzi che ha fornito Marco Biazzo per il discorso dell'utilizzo del portale e degli interventi sulla valutazione di impatto. Dell'indirizzo della segreteria del CNCA, segreteria@cnca.it, per le domande sul progetto e riferimento al sito del progetto e al sito dei tre partner. Se non ci sono altre richieste, forse potremmo riattivare un attimo tutti la telecamera per salutarci e chiudere il seminario. Una cosa, San, rispetto alla domanda di Oscar, che tutti avete visto, è abbastanza evidente che rispetto allo sviluppo ulteriore noi abbiamo un compito di progetto che è quello di sviluppare una serie di processi, di percorsi, eccetera, ma è abbastanza evidente che questo progetto, ancor più che altri, vuole nutrirsi delle sollecitazioni che voi ci fate arrivare. I collegamenti, gli sviluppi, i ragionamenti, io credo che siamo tutti su questo tema, anche nel post-virus, permettetemi, il ruolo che avremo, come andremo a gestire alcune risorse, come andremo a gestire alcuni sviluppi di territorio e una serie di ragionamenti che probabilmente si nutriranno molto. Il nodo potrebbe essere di usare di più i presidenti regionali, il gruppo di progetto e magari costruire insieme i processi di possibile sviluppo ulteriore. Ottimo, grazie. Ottimo. Abbiamo raggiunto il massimo della visibilità, perché ci dice sì. Che ormai abbiamo saturato. No, tu non ci sei? Ah, non ti fai entrare? No, non ci sono, ma non perdete moltissimo, per cui va bene così. Sono consapevole dei miei limiti. Sei bello, lo sai. No, io preferirei riuscire a dire tre cose intelligenti per il ruolo che ho. Beh, poi sai, e già sarebbe tanto. Comunque, vi ringrazio molto. Non si può dire che tu non lo faccia. Oh, grazie. Ragazzi, li paghiamo con moneta sonante, poi che quindi... Grazie mille. Io vi saluto tutti e ci teniamo, e poi Hassan prenderà tutte le vostre possibili ulteriori stimoli e collaborazioni. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Grazie molto. Grazie, grazie. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie. Chiudo. Ciao Hassan, chiudi, dai. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao. Hassan, ci sentiamo oggi.